Buongiorno a tutti, benvenuti al convegno con la penna e con il torchio, produzione e diffusione di testi normativi di principi e città nell'Italia centro-settentrionale della prima età moderna. Io sono Edoardo Barbieri della Università Cattolica di Milano e ho l'onore di presiedere questo primo incontro. Scusate, ho un piccolo problema con Prova. Ecco, scusate, c'è stato un piccolo problema. Purtroppo oggi ci sono qualche difficoltà. Io adesso ho un forte ritorno di voce, faccio molta fatica ad ascoltare, a parlarvi. Bene, dicevo che il nostro convegno gode del sostegno di una serie di enti che io adesso nomino. Innanzitutto l'Archivio di Stato di Milano, l'Università Cattolica di Milano e il Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca, in particolare il PRIN 2017, The Dawn of the Italian Publishing, poi l'Université de Genève, l'Università degli Studi di Milano, l'Università di Alcalà, poi coi gruppi di ricerca LEA e CS. Ci sono poi gli enti patrocinanti, che sono il MIBAC, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la SISMED, la Società Italiana degli Studi Medievisti, la SISEM, la Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna, la SISB, la Società Italiana di Scienze Bibliografiche e Biblioteconomiche, la Società Bibliografica Toscana e la Società Italiana di Storia del Diritto. Devo poi ringraziare sin dall'inizio i due segretari del nostro convegno, cioè Marco Franco Lanci e Davide Martini. Inoltre ringrazio Pietro Putignano che tenta un po' di governare la regia di questo evento. La parola ora a Benedetto Luigi Compagnoni, direttore dell'Archivio di Stato di Milano, che è il nostro ente ospite. Se purtroppo oggi ci muoviamo solo sul web, con tutte le difficoltà che ci sono, speriamo tra un anno giusto di poter presentare proprio presso l'Archivio di Stato gli atti di queste giornate, magari accompagnate dalla mostra che avevamo immaginato potesse far da sfondo all'evento. Gli do subito la parola. Buon pomeriggio, grazie al professor Barbieri, grazie a tutti voi. Dunque, mi piace sottolineare che l'Archivio di Stato di Milano ha accolto sin da subito la proposta del professor Barbieri per ospitare il convegno. Ovviamente fa parte del nostro DNA quello di fornire un supporto, comunque una collaborazione alle iniziative culturali. Il convegno, come ha detto il professor Barbieri, doveva essere in presenza, così come la mostra adesso collegata. Ci auguriamo tutti di poterlo realizzare in futuro, quantomeno la presentazione degli atti e la mostra. La disponibilità dell'archivio è anche quella di
per la mostra di effettuarla in maniera virtuale, se come tutti noi non ci auguriamo, non sarà possibile farla in presenza. Mi piace sottolineare la proficua sinergia tra archivi e università. Al momento è un po' incrinata proprio per la realtà sanitaria esistente, però ecco, la nostra, noi ci siamo e siamo sempre disponibili a collaborare. Ringrazio gli uffici di comunicazione dell'Archivio di Stato di Milano e dell'Archivio di Stato di Pavia, che entrambi collaborano alla diffusione sui social di questo convegno. E mi piace ringraziare in particolar modo i due giovani e promettenti studiosi con i quali l'archivio ha interagito, i colleghi dell'archivio hanno interagito di più, e cioè Marco Francalanci e Davide Martini. Ma non voglio far perdere tempo ulteriore, vi ringrazio tutti e vi saluto. Eccoci, scusate, ma evidentemente ci sono dei problemi sulla linea molto forte. Presumo che il direttore Compagnoni abbia finito la sua introduzione, lo saluto, quindi provo a proseguire io, sperando che le cose funzionino meglio di come sono andate fino ad ora. L'origine di questo incontro sta molto semplicemente nell'interesse suscitato in me da alcuni materiali relativi a fogli volanti a stampa di natura civile e politica scoperti da un mio allievo negli archivi di Lucca. In passato dei fogli volanti mi sono occupato più volte, in parte in dialogo serrato, ma non necessariamente sempre concorde, con un maestro e amico purtroppo mancato nei mesi scorsi, e il quale mi pare bello ricordare con affetto all'inizio di questo nostro incontro. Sto pensando attualmente a Ugo Rozzo, infatti, che ai fogli volanti dedicò diversi interventi, nonché un volume prezioso come La strage ignorata, i fogli volanti a stampa nell'Italia dei secoli XV e XVI, uscito nel 2008. E ai fogli volanti, in particolare i bandi dei comuni e delle varie entità amministrative e politiche locali, che hanno molto a che fare con l'editoria effimera dei fogli volanti e le raccolte archivistiche, negli ultimi anni in Italia sono stati dedicati numerosi utilissimi lavori che non voglio qui elencare, da Bologna Manifesta ai bandi del Comune di Trento, che si affiancano al grande repertorio dei fogli volanti quattrocenteschi di area imperiale censiti da Falk Eisermann. Diversi interventi anche in questo convegno ci parleranno di tale materiale, al quale peraltro fa costante riferimento un significativo dossier da poco pubblicato sulla bibliofilia per le cure dell'amico e collega Antonio Castillo Gomez, Efímeros y Menudencias en España e Italia durante la Edad Moderna. A bandi, grida, manifesti dell'autorità civile si vuole però qui affiancare anche quella che è l'espressione più alta dell'interrelazione tra editorie e comunità locali, cioè la stampa degli statuti. Le edizioni antiche di statuti cittadini sono tra gli esempi più interessanti di rapporto tra stampa e realtà locale, oltre a essere una fonte preziosissima per la storia sia del diritto sia della comunità del territorio italiano. Anzi, se si segnasse su una carta d'Italia, si segnassero luoghi e date delle edizioni 4-500esche degli statuti delle diverse località italiane, anzi, ecco l'idea per una bella tesi, ma chi me la ruba, guai, si avrebbe una mappa della diffusione dell'arte tipografica nella nostra penisola,
perché spesso tra le prime cose che si provava la necessità di riprodurre con la stampa c'erano proprio gli statuti cittadini. Da qui una serie di diverse tipologie di rapporto tra committente e tipografo, circa la realizzazione dell'opera, il suo pagamento, la sua distribuzione, la certificazione circa la correttezza dell'edizione, eccetera. Ma su queste problematiche rimando a quello che per me resta uno dei testi più penetranti e dedicati all'argomento, cioè la bella introduzione agli statuti in edizione antica della Biblioteca di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, un catalogo curato da Federigo Bambi e Lucilla Conigliello del 2003. Non è dunque un caso se in questo convegno internazionale si sono volute mescolare le due tipologie, quella dei fogli volanti e bandi emessi per conto delle autorità civili, abbiamo escluso volutamente quelle religiose, e quelle delle edizioni della legislazione locale, perché strettamente legati dal punto di vista della loro origine e funzione. Se infatti il tema qui messo sul tappeto si trova al punto di congiunzione degli interessi di diverse discipline, in particolare le storico-giuridiche, le storico-istituzionali, le storico-sociali, anche dal punto di vista di chi si interessa dei prodotti scrittori in quanto tali, si potrebbero individuare tre ambiti di interesse. Quello paleografico-codicologico, non si scordi che gli statuti sono quasi tutti sempre innanzitutto prodotti manoscritti. Quello bibliografico-catalografico, che si interessa del censimento e della descrizione delle diverse tipologie del materiale a stampa, con particolare attenzione in questo caso a prodotti non librari come i fogli volanti, e da ultimo quello della storia del libro e dell'editoria in senso proprio. Infatti, il punto unitario e sintetico qui considerato è stato proprio quello della produzione tipografica di questo materiale, affrontando anche l'aspetto materiale di questi libri, la loro pubblicazione in senso stretto, perché ci pare che solo ponendosi da quest'ultimo punto di vista si trovi una migliore spiegazione unitaria per la serie degli interventi qui proposti. Inoltre, proprio per il loro essere oggetti d'uso, le singole copie degli statuti conservate furono nel tempo annotate, interfogliate, oggetto di revisioni, così che non basta conoscere un singolo esemplare di ciascuna edizione, ma si deve poter verificarne molte, se non tutte le copie sopravvissute. Per questo termino facendo cenno a un ultimo aspetto che sarà utile in futuro sviluppare. Si tratta del censimento e della ricostruzione delle vicende collegate alle raccolte di statuti delle comunità italiane del XV fino al XVIII secolo. Al di là delle singole edizioni conservate in modo più o meno abbondante nelle più diverse biblioteche storiche italiane ed estere, esiste un genere particolare di raccolte librarie, molto care a giuristi, avvocati e storici locali, incentrate su questo materiale, comprendendo anche i relativi manoscritti. Tali raccolte hanno avuto storie molto diverse e vari tentativi di catalogazione. Basti pensare in particolare a un tentativo di censimento come quello messo in atto sin dalla bibliografia statutaria e storica italiana di Luigi Manzoni, che data addirittura al 1876, o alla maggiore raccolta costituita da quella della Biblioteca del Senato, di cui esiste il prezioso catalogo a stampa completato in anni recenti, o pensare a una raccolta minore ma preziosissima come quella citata dell'Università di Firenze. Oltre a censire le diverse realtà esistenti in Italia, occorrerà prestare attenzione anche alle raccolte andate a finire all'estero. Sarebbe interessante, ad esempio, approfondire un caso come quello della Italian Statuta Collection della Lillian Goldman Law Library dell'Università di Yale, ignota anche ai maggiori storici del diritto italiano, che fu formata in Italia nella prima metà del Novecento e fatta clandestinamente espatriare dal libraio Nardecchia di Roma nel 1945-46. Spero nei prossimi mesi poter elaborare un progetto di ricerca proprio su questo tema. Ma passiamo ora finalmente alle diverse relazioni, raccomandando ai relatori di mantenersi rigorosamente entro i 25 minuti. Faremo una breve pausa dopo la relazione del dottor Martini, così da concludere il pomeriggio con un po' di discussione che viene rimandata appunto alla fine del pomeriggio. Chiamo per primo a parlare il professor e collega Francesco Salvestrini.
professor Francesco Salvestrini, che insegna storia medievale alla Università di Firenze, è uno specialista, oltre che di storia del monachesimo, di storia del rapporto uomo-ambiente, di storia delle istituzioni politiche, proprio della normativa statutaria, a cui ha dedicato diversa attenzione. Dirige attualmente anche il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo in Stato di Firenze e è presidente del corso di studi in Scienze Storiche. La sua relazione ha per titolo Celebrazioni ed Epitaffi di una tradizione municipale, riflessioni storiografiche sulla stampa degli statuti in alcune città toscane del XVI secolo. Gli lascio subito la parola. Sì, buonasera a tutti, ringrazio Edoardo Barbieri per l'invito, ringrazio Marco Francalanci e gli altri che hanno organizzato questo pomeriggio e entro subito diciamo in medias res per non perdere tempo. Io volevo portare subito l'attenzione sull'area toscana per avviare diciamo questa discussione sul rapporto fra gli statuti e la stampa. In realtà però partirò un po' prima, da medievista me lo dovete concedere, partirò un po' prima perché diciamo la proposta che voglio fare in questa mia relazione, che poi svilupperò in modo un po' più dettagliato per il testo scritto, è un parallelo fra due operazioni diverse che sono avvenute in momenti anche storici diversi, ma che a mio modo di vedere presentano numerose analogie ed è forse arrivato il momento, visto che le si sta studiando separatamente da tempo, di cominciare a metterle a confrontarle fra loro, perché forse studiare un ambito aiuta a capire l'altro. E quali sono questi due ambiti? Sono prima di tutto il fenomeno del volgarizzamento degli statuti, cioè la loro traduzione dal latino. Parlo di traduzione perché la quasi totalità degli statuti fu scritta in latino e soprattutto a partire dal tardo 200 in parte anche tradotta in volgare. Il volgarizzamento degli statuti come uno degli ambiti a cui farò riferimento, e quindi le motivazioni di questa operazione, eccetera, e l'altro invece la stampa degli statuti, cercando il mio punto di vista sarà quello di mostrare alcune analogie fra questi due processi che interessarono lo stesso tipo di testo, cioè appunto il testo espressione del cosiddetto ius proprium, del diritto locale espresso appunto attraverso gli statuti. Come area campione appunto faccio riferimento all'area toscana e quindi in particolare all'area fiorentina, che ormai fra 300 e 500 si va, quindi entro i due estremi cronologici che ho indicato, si va formando un ampio area dominio territoriale, e anche poi quegli stati, quegli organismi politici come la Repubblica di Lucca e il dominio signorile di Massa e Carrara, geograficamente legati all'area toscana, ma che mantennero l'autonomia, una sia pur sofferta e spesso difficile autonomia dall'espansionismo fiorentino e poi mediceo. Questi due ambiti cronologici. Un altro ambito di riferimento per capire di cosa parlerò vorrei fare riferimento appunto ai testi fondativi, ai testi che hanno una proiezione territoriale, una vigenza territoriale. Come sappiamo, gli statuti, sia i testi originariamente in latino, sia i volgarizzamenti, sia le loro edizioni, sia la resa a stampa, è stata molto importante per enti non territoriali, quindi fraternite, arti, associazioni appunto di mestiere e magistrature, eccetera, che esulano un po' in parte dal discorso che io voglio fare, così come esulano anche appunto i fogli volanti di cui ci parlava Barbieri, e quindi anche la normativa corrente. Perché li ho voluti escludere? Li ho voluti escludere proprio perché volevo capire attraverso la stampa qual era la sorte della legge fondamentale, dei testi fondamentali dello ius proprium, cioè appunto degli statuti dei comuni, gli statuti che si esprimevano come statuto del comune, statuto del podestà o statuto del capitano del popolo, cioè quelli che erano i fondamenti dello ius proprium.
come venivano traghettati verso l'età moderna, come, e come quindi poi andava a impattare in ultima analisi la stampa su questa tipologia di testi. E per circoscrivere ulteriormente l'ambito di riferimento e dare delle indicazioni appunto comparabili, ho insistito soprattutto sulle realtà urbane, sulle realtà cittadine, anche se vi saranno senz'altro, e specialmente nel testo scritto, anche riferimenti alle comunità minori, a quelli che in una definizione molto fortunata i medievisti furono definiti a partire proprio da Giorgio Chittolini e quindi da Milano, come le cosiddette quasi città, quelle realtà minori di cui l'Italia centro-settentrionale aveva un gran numero, forse più di qualsiasi altra area d'Europa fra Medioevo ed età moderna. Quindi, definito quali sono gli ambiti cronologici e geografici, vorrei appunto entrare nel merito, dando come ultima indicazione di premessa la scelta dei periodi su cui il mio intervento verterà, cioè da un lato il XIV secolo e dall'altro lo scorcio finale e soprattutto del XV e soprattutto il XVI, è motivata anche dal fatto che si tratta di due stagioni di esordio, che così come nel 300 esordisce, che è soprattutto il 300, l'epoca in cui gli statuti conoscono il volgarizzamento e quindi una certa non prevalente, ma insomma una progressiva traduzione in volgare, così allo stesso tempo l'inizio dell'età moderna è un momento per l'applicazione la tipografica di questi testi, quindi sono due momenti. Allora, qual è quali sono le questioni che si pongono in questo tipo di analisi? Sia il volgarizzamento, quindi la traduzione dal latino in volgare, sia la stampa sono processi che in qualche modo confliggono con quella che è riconosciuta, diciamo in senso ampio, quella che è la natura fondamentale dei testi statutari, è quella di essere testi aperti. Che cosa vuol dire che uno statuto è un testo aperto? È un testo che viene periodicamente riformato, proprio istituzionalmente riformato, e quindi e viene anche commentato, chiosato, secondo quella che era un po' la tradizione di molti testi medievali, e quindi accompagnato da integrazioni, riforme, cancellazioni di alcune rubriche, cioè di alcuni articoli statutari, integrazioni, eccetera. E poi periodicamente, in epoca appunto comunale, rendevano necessaria la riscrittura poi di questi testi in momenti particolari che non erano mai casuali, coincidevano con trasformazioni politiche, con cambiamenti di regime, eccetera. Il volgarizzamento e la stampa sono processi che confliggono perché chiudono il testo aperto. Cioè nel momento in cui il testo latino, che i giuristi che padroneggiano molto meglio, anzi a volte quasi soprattutto la lingua latina rispetto a quella volgare, rendono vivo, modificano continuamente, nel momento in cui lo si traduce, lo si rende immobile in qualche modo. D'altro lato, lo stesso fa la stampa. Si mettono ai torchi delle stesure e immediatamente rischiano di diventare vecchie. È vero, come accennava prima Barbieri, che si potevano fare chiose anche ai testi a stampa, e troviamo numerosi edizioni appunto stampe del cinquecentine soprattutto con chiose e correzioni, ma era comunque più complesso, era comunque più difficile, soprattutto era una procedura difficile da istituzionalizzare, laddove invece la chiosa, il commento eccetera manoscritto godeva proprio di una tradizione consolidata nei comuni, e quindi si poteva fare proprio anche istituzionalmente. Quindi sono operazioni in qualche modo che contrastano con la natura degli statuti, anche se devo dire io personalmente insomma comincio a sollevare qualche piccolo dubbio e precisazione sulla natura cosiddetta appunto aperta dei testi statutari, ma non è questa la sede, casomai il momento di discussione, ma non è questa la sede per tornare su questo problema, su che cosa si intenda veramente per testo aperto quando si parla di statuti comunali.
Quindi se queste operazioni sono in qualche modo un po' anche contraddittorie, diciamo, rispetto alla natura degli statuti, questo ci aiuta forse a spiegare perché tutto sommato sono numericamente poco rilevanti. Il lavoro che sta conducendo anche Franca Lanci, che ha condotto con me come tesi di laurea sulla Toscana, che sta sviluppando anche a parte, ha evidenziato che, per esempio, per la stampa tutto sommato in presenza di un numero molto limitato, e potrei aggiungere la stessa cosa vale per i volgarizzamenti. Se noi ci focalizziamo sulla realtà urbane del 300, noi abbiamo sostanzialmente solo due grandi casi su cui mi trattengo brevissimamente, cioè il caso di Siena, che fra l'altro è veramente forse una dei nuclei di fondo del volgare italiano, e lo si conferma anche da questo punto di vista, anche più di Firenze, 1309-10, costituto volgarizzato della Repubblica, la città si dota di uno statuto completamente volgarizzato, e questo subito lo voglio dire perché questo è uno degli elementi chiave di quello che del mio intervento. Questo statuto volgarizzato, un'operazione costosa fatta realizzare da un professionista eccetera, poi mostra una scarsissima utilizzazione, cioè noi abbiamo una pressoché inesistente tradizione manoscritta, in pratica un solo esemplare, e lo si vede benissimo che questo statuto contraddice la natura aperta degli statuti, quindi conferma un po' quello che dicevo all'inizio: il volgarizzamento chiude il testo e lo rende poco utilizzabile, e infatti gli operatori del diritto non lo utilizzano. Non è utilizzato. Anzi, lo statuto volgarizzato di Siena del primo 300, noi sappiamo che nasce come operazione in polemica contro i giuristi, perché il ceto dirigente della città del Palio, diciamo, questa cosiddetta mezzana gente che esprimeva il ceto mercantile, il ceto economico, guardava con grossa diffidenza ai giuristi, vedeva come vicini al ceto magnatizio e li vedeva anche come coloro in grado di modificare attraverso l'interpretazione la lettera di una legge che loro invece volevano imprimere. E quindi il volgarizzamento si configura come un'operazione politica di affermazione del ceto dirigente, anche in qualche modo contro i giuristi, ma a prescindere da quella che era la motivazione del volgarizzamento stesso. E qui, scusate, introduco una... ecco, prima ero riuscito perfettamente a condividere, ovviamente adesso no, un attimo solo. Devo far vedere quella che è la frase, diciamo, usata dagli statutari per giustificare la loro azione, ossia... Spero che si veda... il PowerPoint, no, non era questo che volevo far vedere, cioè la motivazione, mi scuso ma sto avendo qualche piccolo problema, ecco. Per cui si faceva il volgarizzamento era di rendere lo statuto comprensibile al popolo, ecco. Questa cosa di fatto noi non la possiamo verificare, perché lo statuto non è stato usato. Stessa cosa possiamo dire, non voglio perdere tempo, casomai mostrerò alla fine le immagini. Stessa cosa possiamo dire per il caso degli statuti di Firenze del 1355, il cui volgarizzamento non nasce in un contesto, diciamo, ostilità nei confronti del ceto dei giuristi, ma sostanzialmente però si viene a configurare come qualcosa di simile. Una traduzione in volgare fatta in modo molto accurato, molto preciso e ben organizzato, ma da un professionista, eccetera, ma con degli statuti che non sono stati sostanzialmente usati. Se questo è il caso dei volgarizzamenti trecenteschi, proviamo a vedere in parallelo la questione della stampa di questi statuti. Se andiamo a vedere anche qui la quantità, il numero di testi che sono stati stampati nel corso del Cinquecento in Toscana, vediamo che tutto sommato sono molto limitati.
cioè statuti a vigenza territoriale, statuti che hanno una proiezione appunto su territori vasti, sono statuti del comune, li troviamo sostanzialmente per questi comuni, cioè Anghiari, Arezzo, Carrara, Castiglione Fiorentino, Lucca, Massa e Pistoia. Rispetto a, se consideriamo il fatto che in latino, ormai già anche nel 400, anche in volgare in misura molto maggiore, quasi tutte le comunità toscane avevano uno statuto, il fatto che così pochi comuni abbiano stampato la loro normativa a vigenza territoriale, il loro statuto del comune, dimostra che effettivamente quello che dicevo all'inizio si conferma in qualche modo, cioè l'operazione di stampa non è considerata un qualcosa che contrasta un po' con tutta una serie di tradizioni, pressioni e caratteristiche strutturali degli statuti. E infatti sono appunto pochi, sono sostanzialmente pochi, anche se abbastanza rappresentativi. Per parlarne brevemente li dividerei in due gruppi, cioè quelli delle città, soprattutto parlerò delle città maggiori, che facevano parte del territorio fiorentino, come Arezzo, Pistoia, e poi invece vedremo la realtà effettivamente anche più fiorente, che invece riguarda le realtà autonome da Firenze, quindi in particolare Lucca e Massa e Carrara. Per quanto riguarda gli statuti di Arezzo, ora io sono veramente spiacente, ma se fossi riuscito a dividere avevo anche le immagini di questi stessi statuti. Vediamo se riesco a mostrare qualcosa. Adesso dovrebbe funzionare. Questi erano i manoscritti che volevo mostrare prima, semmai ci torniamo dopo. Ecco, invece, per quanto riguarda gli statuti di Arezzo 1536, la codice importante impresso da Callisto Simeoni, che va un po' anche questo un minimo contestualizzato. Dal momento che sono pochi gli statuti, come stampati, perché alcune città piuttosto che altre hanno deciso di procedere alla stampa? Nel caso di Arezzo, appunto anni 30 del 500, probabilmente va a sancire due momenti chiave, cioè da un lato il fatto che dopo una serie di rivolte, dopo una serie di tensioni politiche che hanno caratterizzato i rapporti tra Arezzo e Firenze, adesso siamo di fronte a un momento di raggiunta pacificazione, una pacificazione che dal punto di vista politico è stata fatta da Francesco de' Medici in modo molto strategico, cioè la città di Arezzo finisce per accettare ormai appunto in maniera sostanzialmente definitiva il dominio fiorentino, perché il duca si pone come signore, diciamo, sia dei fiorentini che degli aretini, cioè progressivamente si pone come autorità superiore, e questo permette, diciamo, di superare la dimensione di una normativa aretina soggetta alla normativa fiorentina, e quindi la normativa di una repubblica soggetta alla normativa di un'altra repubblica, che era uno dei fattori, diciamo, di crisi del rapporto politico fra le due città. La monarchia, in qualche modo, sia pure pattizia, come è stato ampiamente osservato, del Principato Medicio, in parte contribuisce a risolvere i problemi, per esempio, con il dominio sul dominio di Arezzo. Quindi lo statuto viene stampato perché da un lato sancisce questa nuova situazione, cioè la normativa aretina, che poi è in larga misura dal punto di vista amministrativo la stessa che c'era nella comunità medievale, viene però uniformata, arricchita e permeata, diciamo, dal dominio ducale, quindi resa accettabile in un contesto territoriale più vasto, ma allo stesso tempo, e questo è il punto secondo me fondamentale, viene anche sostanzialmente congelata, e questo lo dimostra il fatto che la stampa successiva degli statuti aretini, che risale al 1580, contiene una variazione di sole 5 rubriche, cioè solo in 5 rubriche fra il 1536 e il 1580 sono operate delle modifiche, cioè fra queste due edizioni che vi ho e spero riusciate a vedere in questo momento. Cosa vuol dire questo? Che lo statuto ha perso effettivamente quella natura aperta che aveva in precedenza.
così poche modifiche in così tanto tempo si spiegano solo se la sostanza politica di questi testi ha perso quella che era la sua natura originaria, cioè sono sostanzialmente congelati, sono testi che hanno un sempre minor valore dal punto di vista politico e quindi possono anche venire stampati sostanzialmente, perché subiscono poche variazioni che sono ormai appunto in proporzione alla diminuzione della loro vigenza. Se passiamo, rimanendo nel dominio fiorentino, passiamo all'area pistoiese, Pistoia, vediamo che Pistoia aveva una situazione un po' diversa rispetto a Arezzo dal punto di vista politico, perché era sempre stata molto più legata a Firenze e aveva dato meno problemi. Ma, come sanno anche molti dei presenti, era una città problematica al suo interno, cioè aveva delle grosse divisioni di fazione interne e soltanto appunto il dominio fiorentino, in particolare soltanto il principato di Cosimo I riuscì sostanzialmente a non a eliminare, ma insomma a raccogliere condannazione di forza, diciamo, dall'esterno. In questa realtà, anche qui, per evidenziare, diciamo, l'ormai consolidato dominio fiorentino, 1546 i giunti stampano appunto lo statuto della comunità, che viene poi sostituito da un altro codice del 1579, è quello appunto che vi sto mostrando, e anche qui però, anche se la situazione politica è un po' diversa rispetto a quella di Arezzo, vediamo anche qui colpisce la lunga distanza che c'è fra la prima stesura del 1500, la prima stampa 1546 e quella poi del 1579, che sono sostanzialmente simili con pochissime variazioni. E se poi andiamo a confrontare i testi che sono stampati in queste edizioni, appunto, che presenti nelle edizioni, i testi medievali, noi vediamo che la normativa precedente viene ampiamente accolta. Ma questo appunto non vuol dire che la normativa medievale fosse in vigore, ma dimostra il fatto che lo statuto comincia sempre di più a svolgere una funzione che è sempre meno quella di governare, di permettere l'amministrazione, il governo effettivo della città, e sempre di più un valore anche simbolico di memoria di quella che è la tradizione precedente, normativa precedente, che risale appunto all'epoca comunale. Una memoria che può essere conservata e può essere anche data alle stampe, nella misura in cui altre forme di governo, come sono i rescritti del Granduca, i bandi del Granduca, quello che poi è anche oggetto di quell'editoria mobile, diciamo, di fogli di cui abbiamo già fatto cenno, su cui si tornerà, insomma, è lì che avviene la trasmissione del potere. Quindi questi statuti vengono stampati come monumenti che raccolgono qualcosa che è ancora in vigore, ma soprattutto qualcosa che appartiene al passato. Diverso parrebbe il discorso delle città cosiddette libere, diciamo, in particolare Lucca, Massa e Carrara. Non mi trattengo su Lucca perché si parlerà a lungo, anche vi è una relazione specifica, dico soltanto che Lucca è effettivamente la città che più si esprime attraverso la stampa, che abbiamo già degli incunaboli, abbiamo già un'edizione del 1490, abbiamo poi una edizione molto bella del 1536, interessantissima dal mio punto di vista, perché pubblica un testo latino e volgare. Si tratta della normativa quattrocentesca, quella degli anni 40 del 400, viene proposta nel 1539 in latino e in volgare, e Lucca è l'unica città in cui esplicitamente si dice che entrambe le versioni hanno valore, salvo che però, se si va a vedere la parte volgare data alla stampa, è più breve e sostanzialmente omette tutta quella parte del funzionamento del comune medievale lucchese che ormai non si voleva più nemmeno formalmente mantenere. E l'impressione che l'uso politico, diciamo, di questi testi fosse sostanzialmente secondario rispetto alla legislazione corrente, anche nel caso lucchese, nonostante le stampe, nonostante il fatto che si dia alla stampa il latino e il volgare, un pochino permane. Anche perché in questo stesso periodo Lucca in realtà conosce una
importante sviluppo dell'attività tipografica anche in ambito normativo, finché si arriverà appunto a uno stampatore locale, Vincenzo Busdraghi, siamo alla fine del Cinquecento, che stamperà numerosi testi della realtà lucchese. Ma diverso è appunto il discorso sulla applicazione di queste leggi, su cui secondo me ci sono un po' di limiti. Qui vi mostro appunto l'edizione stabilita nel 1536, e poi pubblicata nel marzo e nell'agosto del 39 in latino e in volgare. L'operazione è comunque interessante perché finalmente Lucca recepisce il volgarizzamento che in età medievale non aveva niente accettato sostanzialmente nei suoi testi fondamentali e la propone appunto a stampa. Ho parlato di Busdraghi e anche di lui parlerò poco perché so che se ne tornerà a parlare, ma lo cito perché oltre ad essersi occupato anche di stampa della normativa lucchese, Busdraghi curò l'impressione dei due grandi statuti, dei due grandi corpora normativi delle città di Carrara e di Massa, governate appunto da Alberico Cibo Malaspina, e pubblicò queste due grandi raccolte, Carrara nel 1573-74 e Massa di Lunigiana nel 1592, e sono questi statuti cui frontespizi vi mostro. Qui siamo di fronte a una nuova legge di queste città, di una normativa in vigore, una normativa voluta dal principe. Siamo di fronte a una nuova normativa che viene stilata, riorganizzata. La legislazione viene promulgata in via definitiva dall'auditore Francesco Mascardi, quindi è una legge nuova e come tale subito data alle stampe. Sembrerebbe quindi qui essere un contesto molto diverso, in cui non si eredita una normativa medievale per riproposta anche a prescindere dalla sua vigenza, ma sono leggi nuove. In realtà l'impressione che io continuo ad avere è sempre la stessa, cioè grandi monumenti tipografici, grandi raccolte normative, ma il governo poi di questi organismi politici non avviene più necessariamente attraverso questi statuti, perché anche se si tratta di nuove stesure, confrontando questi codici con la effettivamente molto più frammentata normativa medievale dell'area della Garfagnana e della Lunigiana precedente, però si vede che vengono recepite tutta una serie di norme del passato, non tutte compatibili, diciamo, con il regime signorile che Cibo Malaspina ha attuato. Quindi che la stampa sia comunque uno scrigno di una tradizione del passato e riproposta come monumento emerge anche in questi statuti della Scana, diciamo, occidentale, che sono quelli però più liberi da quella che ho evidenziato. Quindi verrei appunto a velocissime conclusioni. L'impressione è che soprattutto nella Toscana fiorentina, ma anche in altre aree della regione, la stampa degli statuti a vigenza territoriale conservi un valore sostanzialmente residuale, soprattutto perché sono cambiati in maniera profonda i sistemi politici e legislativi delle città toscane. E lo statuto riflette soprattutto lo schema di potere e di legislazione dell'epoca comunale, un'epoca comunale indubbiamente conclusa. Quindi la stampa, a mio modo di vedere, non per quanto sia fondamentale per capire la diffusione la trasmissione, diciamo, dei testi statutari, e anche all'inverso, quanto sia importante conoscere i testi statutari per capire anche l'affermazione della stampa nelle varie città, però a mio modo di vedere la stampa non aggiunge molto, anzi non aggiunge quasi niente alla vitalità normativa di questi testi. E è una vitalità che si sta spengendo. La stampa può solennizzare questi statuti, andando a svolgere un ruolo che era analogo a quello della loro decorazione miniata, come per esempio nel caso del Costituto di Siena del 1708 si vede. Cioè, è un qualcosa che contribuisce a solennizzare questi testi, ma non contribuisce alla loro vitalità, proprio perché appunto ne dà una dimensione chiusa. Ultima cosa che volevo sottolineare è questo. Abbiamo visto testi volgarizzati e testi a stampa.
Abbiamo visto che, a parte il caso lucchese interessantissimo, su cui poi insomma conto di tornare ampiamente con l'aiuto anche degli esperti presenti per precisare meglio l'eccezionalità comunque di Lucca rispetto all'area fiorentina, ma al di là del caso lucchese, quelle città che hanno volgarizzato i loro statuti, Siena, Firenze, non le ritroviamo fra le città che stampano i loro statuti. E l'uso del volgare nella stampa risulta, d'altro verso, risulta poi sostanzialmente minoritario, cioè si vanno a stampare di Pistoia, vedè, normative latine e non certo volgari. Quel ruolo di monumento che lo statuto deve conservare e che deve essere valorizzato dalla stampa funziona di più se si va a recuperare l'antica legislazione in latino. Questa mi sembra sia un'altra cosa da dire. Del resto, ciò che stupisce è perché una capitale come Firenze non abbia stampato il suo statuto, il suo vero e proprio monumento legislativo del 1415, questo grandissimo statuto della città di Firenze, che non conosce la stampa, la conoscerà soltanto nel Settecento, ma in un contesto completamente diverso, quando si cominceranno a nascere tantissime stampe di statuti dell'età comunale della Toscana, ma per ragioni erudite, per ragioni di studio e non più nessuna vigenza. E allora perché Firenze non stampa questo statuto che verrà stampato solo nel Settecento? Secondo me, in parte, come anche ho discusso anche con Franca Lanci di questa cosa, in parte sicuramente perché la normativa fiorentina era espressione della Repubblica, laddove il potere dei medici ormai ha un contesto completamente diverso. Ma secondo me non è tanto questa la motivazione fondamentale, perché altrimenti non avrebbe, non si spiegherebbe perché allora altre città stampano i loro statuti di tradizione repubblicana, di tradizione comunale, nel contesto del Ducato e poi dalla seconda metà del 200 anche del Granducato del 500. Quindi c'è qualcosa di altro. Secondo me deriva dal fatto che lo statuto di Firenze non era stato del tutto abrogato. Alcune parti dello statuto erano ancora in vigore e quindi per evitare di dover modificare appunto lo statuto da stampa, di intraprendere un'opera che sigillasse la normativa, si preferì evitare. Cioè, però, con questo concludo, al di là delle scelte singole, anche l'assenza di una stampa degli statuti della capitale, della città più importante dell'area toscana del Cinquecento, dimostra il fatto che la stampa non va effettivamente a crescere il rilievo di questa antica normativa, sia pure rinnovata, sia pure riformata. La celebra, costituisce appunto un epitaffio in qualche modo della sua tradizione, ma la tradizione più viva degli statuti comunali, nel momento in cui si incontra con l'arte tipografica, è in qualche modo, a mio modo di vedere, una tradizione per certi aspetti al tramonto. Io vi ringrazio e concludo. Grazie, purtroppo non ci sono gli applausi in questa versione digitale. Francesco Salvestrini ha avuto qualche problema, lui credeva di mostrarci un PowerPoint che noi non abbiamo visto, ma purtroppo qualche problema tecnologico c'è. È senz'altro interessantissimo però questa idea che dietro l'idea di pubblicare ci sia la possibilità di rendere pubblico un testo sia in ambito, sia trasformandolo in volgare, sia mettendo la stampa. E qui sta forse l'aspetto che sul quale bisognerebbe tornare a riflettere, ma ci aiuterà, credo, Alessandro Tedesco con la vicenda di Brescia, cioè il problema dello statuto a stampa è che a questo punto ce ne sono tante copie e che va venduto, quindi sono questi due aspetti, quindi di diffusione da un lato e dall'altra di oggetto che si vende, e quindi di iniziativa economica che sta dietro tutto ciò. Bene, riprendiamo il nostro discorso. Purtroppo con Francesco non riuscivamo a comunicare in nessun modo, per cui non sono riuscito a fargli sapere che stava un po' sforando anche sui tempi. Chiedo però agli altri relatori di essere un pochettino più puntuali e di guardare la chat. Adesso passerei la parola a Stephen Milner, che ha appena lasciato la direzione della British School di Roma
Milner insegna italiano all'Università di Manchester, dove è stato anche a capo del Dipartimento di Italianistica, ed è legatissimo al John Ryland Research Institute, che è legato anche alla biblioteca di Manchester. Ha studiato a Villa Itatti di Harvard, ha studiato a Cambridge in Inghilterra ed è stato anche presso il Warburg Institute. Occupato di varie questioni relative sempre alla storia, in qualche modo, del tardo medioevo italiano, sostanzialmente, da Boccaccio, diciamo così, fino alla transizione artistica nel nostro primo Rinascimento, lascerei la parola a questa relazione che ha per titolo I bandi fiorentini nell'età repubblicana tra sorveglianza e autogestione sociale. Prego. Grazie Edoardo, voglio cominciare anche per ringraziare sia Marco che Davide per l'invito di partecipare in questo convegno. Mi trovo addirittura di nuovo in Gran Bretagna a questo punto, siamo tornati un po' in anticipo per evitare le file delle camion sulla frontiera con Francia in questo momento, che sembra che richiede proprio un banno sia dalla parte di Boris Johnson che altre persone, un momento politico molto interessante. Va bene, allora io cerco anche io di condividere lo schermo, vediamo, perché ho preparato un PowerPoint, ecco è lì. Questo qua, aspetta, eccomi, vediamo un po'. Allora, va bene, speriamo che funziona. Quello che voglio considerare oggi è un corpus di bandi fiorentini che si comincia nel 1478 fino a 1527, allora proprio gli ultimi, non gli ultimi anni, ma quel periodo da Lorenzo dei Medici fino alla fine della Repubblica Fiorentina. Non sono bande a stampa, sono tutte scritte a mano, è un corpus discreto, diciamo, in tre filze, come vedremo, che sono state messe insieme, che si trova alla fine dell'archivio dell'otto di guardia, la magistratura principale per la polizia, diciamo, di Firenze durante la Repubblica. Allora, quello che ho pensato di fare, perché ho già pubblicato un piccolo saggio sui Tati Studies su questi bandi, e di considerare, dato il titolo e l'orientamento del convegno, proprio la tecnologia sia della produzione di questi bandi, ma anche dell'indicazione dell'uso e anche della conservazione, proprio la circolazione di questo bando e questi bandi, i modi in cui questa flessibilità, diciamo, questa fluidità tra scritto, stampato, parlato, anche questo concetto di performance nello spazio pubblico, il modo in cui pubblicazione non vuol dire soltanto mettere le cose a stampa, ma pubblicare nel senso di entrare nell'ambito della sfera pubblica, come il bando e la voce del banditore, il testo, fa parte della res pubblica, la materia, diciamo, documentaria della res pubblica, è come reso pubblico tramite la voce, ma anche tramite un documento. Allora, questa fluidità, diciamo, che non è un contrasto, un antagonismo, diciamo, tra l'orale e il scritto, e mettere insieme con proprio i posti, gli spazi, diciamo, della città, del comune, e considerare anche da un certo punto di vista politicamente e socialmente quale sia la funzione di questi bandi e qual è la differenza, se c'è una differenza, tra quelli che sono poi stampati sotto il Granducato dal 1530 in poi, da quelli che sono stati scritti a mano,
quale sia stata la ragione per cui c'è stato questo cambiamento dal scritto al stampato, e che vuol dire, che indica dal punto di vista del cambiamento politico della Repubblica, del Comune, del Reggimento, diciamo. Allora, stiamo parlando di tre filze, ecco, vi faccio sapere, vedere la costola originale del registro, e si vede che c'è questo orientamento orientale della scrittura che suggerisce che il registro fosse conservato in orizzontale, e sono tre registri, tutte e tre di circa 250 carte, che sono poi restaurate nel 1991-92, un po' di tempo fa, presso la scuola archivistica all'archivio di Stato a Firenze. E questi bandi sono state legate, si vede proprio dalla legatura il modo in cui sono state registrate, hanno cercato di ripetere o di rievocare il binding, quello originale, sono state messe insieme. È una delle domande, tocca proprio a questo discorso della conservazione, perché un documento così effimero che è stato portato in giro per tutte le città, come vedremo, e poi registrato e conservato e mantenuto un po' come i documenti, i protocolli, diciamo, dei notai, quando altri magistrature, per esempio a Firenze, non c'è nessuna evidenza. Questo, secondo me, fin qua, almeno da quello che ho capito, è la sola collezione di bandi di una certa magistratura, nonostante il fatto che c'è evidenza che c'erano altre, che tutte le magistrature fiorentine degli anni del 400 e anche all'inizio del 500 avevano accesso, diciamo, ai sei banditori per dare dei bandi che tocca a diverse cose. Allora, come mai che questi qui sono sopravvissuti e poi sono stati conservati in questa maniera? Va bene, allora passiamo. Qui si vede l'inventario, quello del fine del Settecento, che esiste, quello già ancora usato nella sala di consultazione dell'archivio di Stato quando si fa le richieste la mattina, e si vede anche che dal mano, che proprio sulla la costola in alto, lo stesso mano fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, quando hanno fatto l'inventario di tutti i registri, diciamo, dell'otto di guardia. Allora, questi bandi hanno, se cerchiamo di leggere il documento come una materia, come un testo, per capire come funziona, qual è stato la life cycle, diciamo, del documento, si vede che sono stati piegati proprio come lettere, e che la produzione esce proprio dai notai del magistrato, che sono state scritte, e qui torniamo al discorso del volgare, che sono ovviamente, perché sono per il pubblico, fatto in volgare, e quello che mi ha colpito sentendo l'intervento di Francesco Salvestrini, che ha menzionato i statuti volgarizzati da Andrea Lance, se non sbaglio, nel 1355, e che anche lì c'è questo discorso del bisogno di volgarizzamenti per la comunica, diciamo, con il gran pubblico delle piazze, delle strade di Firenze. E si vede che questi notai della magistratura hanno dato delle indicazioni in volgare, proprio come lettere, per dare, consegnare al banditore, che poi esce dal palazzo per montare sul cavallo, per fare il solito giro delle città con la proclamazione. E qui ce ne abbiamo due, per esempio, in questi film. Si vede che sono documenti originali, sono proprio quelli che sono state scritte, poi consegnate ai banditori di essere poi proclamate e lette al pubblico. E qui a sinistra c'è bando che non si dia impedimento alla famiglia dei rettori, e l'altro bando di non portare armi, et non obstante alcuno privilegio, eccetera. Allora, a volte c'è questa evidenza, guardando il documento,
proprio dell'uso dell'indicazione, delle stage directions quasi, per i banditori, che dà un'indicazione del soggetto. E qui si vede, c'è un statuto qui a sinistra, che è proprio l'illustrazione della tromba che è stato quello di argento, che fa parte dell'equipment praticamente dei banditori, che è stato stipulato negli statuti, anche dei vestimenti, eccetera. Qui a destra ho messo un'immagine del corteo storico fiorentino attuale, questo risale a 2013, quando abbiamo fatto una rievoca della proclamazione contro Machiavelli nel 500° anniversario della cattura di Machiavelli prima di scrivere Il Principe. E qui si vede che c'è proprio questo banitore, ha una funzione che passa per le strade, che è pienamente, facilmente identificabile come un funziona. E che c'erano 6 di queste persone che sono a pagamento, ma sono pagato a pezzo, non è che c'è proprio un stipendio, sono a disposizione non soltanto delle autorità, e questo è un punto molto importante dal mio punto di vista, e questo può darsi sia anche una delle cose che differenzia i banni del tardo 500 da quelli del 400, inizio del 500, che la funzione del banditore non è soltanto la voce del governo, non è la voce dell'autorità, ma era anche una voce di informazione che fa circolare e girare informazioni tra il popolo, che anche il popolo può usare. Allora, come una mezzana praticamente, uno proprio che intermedia proprio con la media del documento, ma anche con la media della voce, riesce a comunicare, stabilire un dialogo. Allora è un dialogo tra il pubblico e il potere del comune, perché anche il pubblico può, a commissione, a pagamento, richiedere che un banno sia fatto se loro hanno perso animali, oggetti di valore, anche schiave, servi, eccetera, eccetera. Possono pagare per utilizzare questa funzione come un tipo di lost persons and public information system. Allora, io ho cercato, guardando questi bandi, di identificare tutti i posti principali che erano proprio i nodi, diciamo, nel network dell'informazione, dove stanno, erano il giro tradizionale, consueto, diciamo, dei banditori, che hanno girato più di 40 posti nelle città, i posti consueti, dove sono abituati a fermare e poi fare la proclamazione. Si vede, guardando velocemente, sono tutti i punti principali, sono ovviamente le porte delle città, i ponti, e anche le grandi piazze davanti alle grandi chiese. E si vede che qui a destra c'è, nel verso di uno di questi bandi, e questo si trova abbastanza spesso, proprio un elenco dei posti. Probabilmente a volte, se c'è un bando particolare, fanno la richiesta che è stato proclamato anche in altri posti meno usati, diciamo, che poi sono specificate. Allora, sono, dal mio punto di vista, un tipo di stage direction, sono documenti che va bene, hanno questa funzione proclamazione, l'informazione che sta sul bando, ma anche danno dal notaio delle indicazioni di dove e in che modo il bando deve essere proclamato, pubblicato, tornando a questo senso di pubblicazione nel senso più largo. E poi a sinistra si vede che, e questo è stata una richiesta nei statuti, che qualsiasi bando, quando è stato proclamato, tornando all'ufficio, della magistratura, deve essere fermato dal banditore. E qui si vede, dal punto di vista paleografico, la differenza tra l'umano di un notaio e poi l'umano di un banditore, che ovviamente non ha vinto il posto a causa della scrittura, ma più a causa della potenza della voce, e si vede queste differenze tra la firma
del banditore per quanto riguarda la grafica, la mano, diciamo, del notaio della magistratura. Ma una bella indicazione di questa differenza tra la capacità, la funzione delle persone coinvolte nella produzione e nella circolazione e uso di questi documenti. E poi, per quanto riguarda la tecnologia e la riproduzione, che ovviamente è una cosa che è più considerato, diciamo, dal punto di vista della tecnologia e della stampa, però si vede che all'inizio di ogni due mesi, quando c'è stato il rinnovo della magistratura dell'Otto, erano abituati di rifare certi bandi che spetta alla giurisdizione della magistratura. E qui si vede che hanno riutilizzato lo stesso bando tante volte, da 1486, poi c'è l'ultimo, e questo include anche un bando contro le frambole, a 1490. Allora c'è una riproduzione, però nonostante il fatto che stiamo parlando di 1490, non hanno pensato di stampare, per esempio, quei bandi che erano abituati di fare ogni due mesi. No, hanno riutilizzato, e si può vedere anche sul documento le piaghe, il sporco, diciamo, di probabilmente essere messo nel tasca del banditore più volte, ma questi documenti sono riutilizzati, ma non pubblicati, nonostante il fatto che la stampa esiste, che sappiamo che c'erano delle documenti effemere, diciamo, delle... sì, broadsides, come si dice, che sono state pubblicate in Firenze in quei anni, non hanno pensato di fare una miscelanea, diciamo, tra stampa e scrittura. Hanno mantenuto e poi riutilizzato questi documenti, questi testi tipo manoscritto. Ma poi, guardando proprio nelle deliberazioni, nelle atti della magistratura, si vede che hanno trascritto poi il bando. Allora, abbiamo il documento originale, quello che è stato portato dal banditore, però spesso si trova, ma non sempre però, si vede, guardando nelle deliberazioni, che c'è una trascrizione, una fair copy, una copia pulita, diciamo, proprio in volgare, proprio nelle filze delle deliberazioni, degli atti, diciamo, delle magistrature dell'Otto. E questo torna di nuovo a questo discorso del latino verso il volgare nella documentazione delle cancellerie del comune, che risale della metà del 300, come è già stato accennato. E si vede che questi documenti, la trascrizione dei bandi sia fatta in volgare, però altre parti delle protocolli delle filze dell'Otto di Guardia si trova in latino. Però hanno fair copy anziché quello originale, però hanno mantenuto, hanno conservato, diciamo, quelli originali. Non è che sono stati buttati via perché c'è la copia buona nelle filze ufficiali, diciamo, delle magistrature, però l'hanno mantenuto anche le carte sciolte, che poi guardando bene, ecco, scusa, un errore di ordine. Si vede che ovviamente sono state messe anche sulle files, su una fila, diciamo, dal punto di vista di conservation, nell'ufficio della magistratura. Che guardando bene, nonostante il fatto che sono state conservate nel 1991, però si vede i buchi, e qui ho fatto sempre più un particolare, sempre più dettagliato, si vede spesso in questi miscelani, questi filze, con tutti questi bandi, che ci sono delle indicazioni dell'uso, che i documenti sono stati messi proprio su una fila per la conservazione del documento. Allora, per quanto riguarda la pubblicazione, il fatto che questi documenti girano, ti faccio vedere quello che abbiamo fatto, come ho già accennato, in 2013,
quando, e questo è il bando per la cattura di Machiavelli, che è stato mandato dai Medici sul ritorno nel 1513, abbiamo fatto historical reconstruction, grazie all'aiuto di uno dei vigili di Firenze, che ha preso il cavallo, e si vede qui, questo, quello che mi piace è che c'è il documento, c'è la voce, la portavoce, diciamo, del comune, con questo vigile, c'è lo spazio comune della piazza. Era molto evocativa di vedere questa miscelania tra documentazione, movimento, spazio e voce, pensando di nuovo a questo concetto di pubblicazione che è più distesa, più generosa, diciamo, per quanto riguarda l'atto di stampare. Allora, l'altra cosa che volevo menzionare è che spesso in questi bandi ci sono anche delle menzioni di documenti, di libri, probabilmente sono manoscritti, però mi sembra molto interessante che dà anche un'indicazione delle circolazioni di informazioni, dell'importanza del libro, anche libri non a stampa, nella vita comunale del comune, che sembra una cosa ovvia, però questo mi sembra ironico, però anche bello, che proprio la magistratura dell'otto di guardia fanno un bando con il banditore che è stato assunto per fare il ruolo, per richiedere al pubblico per il ritorno dei documenti e altri oggetti che appartiene proprio al magistratore dell'otto di guardia. C'è scritto, si vede, che come da un tempo in qua alcuni dei detti libri e scritture sono state nascosamente sottratte, pertanto fanno bandini notificare espressamente il comandante, eccetera, cercando il ritorno dei registri, dei documenti, che ovviamente sono molto importanti come un punto di riferimento per quanto riguarda la gestione della giustizia nel comune. Poi ci sono altri bandi che parlano proprio delle circolazioni, dell'importanza dei libri, questa volta a livello finanziario, perché qualcuno, Michele Di Francesco Giambioni, ha perso o sono stati rubato dei libri ai banchieri del Canto alla Paglia. Allora, questo richiesto per informazione e per il ritorno di oggetti, di libri che sono stati rubati o presi da chissà chi l'hanno preso, però la circolazione di informazioni per quanto riguarda la perdita di libri, ma l'importanza del libro come manoscritto per la funzione della comunità. E ancora qua, questi tocca, abbiamo parlato della magistratura, poi delle banche, e qui stiamo parlando dei mercanti, fanno bandiere notificare come dare qualcuno, persone di qualunque stato, grado, condizioni, chi avesse o sapesse chi avesse trovato un quaderno di fogli in mezzano bolognese segnato A, nella quale sono scritte i confini di certe posizioni e beni. Lo deve per tutto questo di aver presentato, ovvero dato una piena notizia al loro ufficio. Allora, l'importanza del libro per contenitori di informazioni per quanto riguarda la gestione della città in tutti i sensi è evidenziato vocalmente, a voce, dal banditore, per quanto si vede da questi esempi qui dentro. E poi altri segni, ci sono parecchi bandi in cui stanno parlando della scrittura proprio nelle strade delle città. In questo esempio del 1501, avendo notizia come insino dei nove del presente di notte tempo, fu dipinto all'uscio a Pagolo di Berto e ad alcuni altri covicini di naturali figure, che ovviamente sono disegni osceni, e stanno cercando di capire chi ha fatto questo tipo di graffiti osceni,
sulle mura delle case di questi cittadini. Allora, un tipo di scrittura, ma una scrittura non su carte, è un tipo di documento, ma è una scrittura di nuovo nel spazio pubblico, ma uno scrittore eletto, visto, ma anche inappropriato, diciamo, per quanto riguarda il benessere della comunità. E qui c'è un altro esempio. Secondo il debito dell'ufficio, trovare chi tale eccesso abbia commesso, fanno bandire, notificare e comandare. Sono stato scritta parole disconveniente e disoneste a più usci della casa di Via Maggio delle città. Allora, queste manifestazioni di scrittura dentro la città è il modo in cui sto cercando di insistere su questa flessibilità, questa fluidità, diciamo, del scritto, del parlato, e dello spazio e della materia, diciamo, del bando e delle scritture. E queste sono cose che anche qui nel mondo accademico anglosassone sono state considerate parecchio di recente. Ultimamente, nelle ultime settimane, è uscito il libro di Fabrizio Nevola dall'Università di Exeter su Street Life in Renaissance Italy, che anche quello è molto suggestivo, molto interessante dal punto di vista della produzione, diciamo, di immagini, ma anche di testi nello spazio pubblico delle città, diciamo, durante il periodo del Rinascimento in Italia, non soltanto a Firenze o a Siena, ma in generale in Italia. E questa è una cosa che ho già accennato all'inizio. Ho fatto questo piccolo saggio nella Italian Studies sull'esperienza dei banditori a Firenze, dove ho considerato queste cose. Però per concludere voglio tornare a questo discorso della, può darsi parliamo di testi aperti, come già suggerito in un certo senso Francesco Salvestrini, che non stiamo parlando di testi con questi bandi, di cui ce ne sono 750, che non è soltanto la voce del governo. Questo non so se sarebbe possibile avere un voce del popolo a stampa che non è sotto il controllo del governo. E che prima del Granducato la funzione del banditore, la produzione di questi testi, la ownership proprio è condiviso, diciamo, in una maniera più largo per quanto riguarda il cambiamento con il Granducato al testo a stampa. E poi si vede che l'otto di guardia, che è stato un magistratore che durava proprio fino alla fine del Settecento e oltre, è diventato proprio concreto come un testo. Passiamo dalla voce, dalla scrittura abbastanza femmina, e poi si vede che è stato proprio messo sul muro, che lo spazio della strada o della piazza, la scrittura, diciamo, la produzione del testo come un bando, diventa una cosa letteralmente concreto, con queste lapide che si trova ancora a Firenze in diversi posti. C'è questo saggio che è stato pubblicato abbastanza recentemente, Le leggi di pietra, dove si vede questo qua è del 1742 e questo qua del 1639, che stanno cercando di controllare di un tipo di reggimento sullo spazio della piazza per mettere questi annunci, questi bandi, ma bandi di pietra anziché di pergamene o di carte, proprio nei muri della città. Allora, speriamo che c'era qualcosa da consumare, to ingest, diciamo, dal punto di vista della consumption, perché possiamo parlare delle tecnologie del copiare, della produzione, dell'uso, della conservazione, ma c'è anche il discorso del consumo
letteralmente di questi testi e diverse maniere in quali sono non soltanto conservate, ma anche usate, ma anche consumato in questo senso. Allora, ti ringrazio per l'invito e queste piccole riflessioni. Aspetta gli interventi di tutti gli altri e speriamo che escono delle domande e delle teme abbastanza interessanti che possiamo discutere insieme. E di nuovo ringrazio sia Marco che Davide per l'invito di partecipare. Grazie. Ringrazio davvero Stephen Miller per questa splendida presentazione. Sì, anche a Padova ci sono le epigrafi contro gli studenti che fanno baccano la notte, eh? Quindi c'è una, evidentemente la scrittura su pietra in volgare è un messaggio che deve proprio penetrare tra la gente che legge il volgare. Non è un caso che, ad esempio, a Trento, dove pure l'autorità politica, diciamo così, usava politico ecclesiastico in quel caso, usava comunemente il latino o il tedesco, quando però deve comunicare i bandi del comune di Trento, sono tutti in italiano. Quelli che studiate e pubblicati da Mauro Hausberger sono tutti in italiano, quindi anche questo dice qualche cosa cioè che è la necessità di comunicare che implica questa trasformazione. Bellissimo riferimento a questo volume che non conosco, questo Street Life, ma di fianco c'era il volume della Rosa Salzberg, che conosco molto bene invece, e del quale segnalo che esiste pubblicato nel sito del centro di ricerca, in minima bibliografica, la traduzione di un brano, la traduzione italiana, che può essere usata anche più facilmente con gli studenti, è a libero accesso. Bene, veniamo alla terza relazione, prima della pausa, quella di Davide Martini. Davide Martini si è laureato con me ormai qualche anno fa, ha lavorato sin dagli inizi su Lucca, su Vincenzo Bustraghi. Quel lavoro ha avuto un buon successo, perché da quella tesi è nato un convegno che abbiamo fatto a Lucca, poi è nato un volume molto significativo. Davide è un po' un cercatore di tartufi, nel senso che è uno che trova tante cose molto importanti e interessanti. Adesso sta terminando la sua tesi di dottorato, è dedicata sempre a Lucca, ma al periodo precedente il Bustraghi, tentando di ricostruire in qualche modo un po' la circolazione proprio e la produzione del libro a Lucca, così dalla metà del 4 alla metà del 5. Oggi ci presenterà una relazione che è un po' quella a cui facevo cenno all'inizio, cioè quella è il materiale da cui un po' inizia questa riflessione di oggi, ma si occuperà questa volta soprattutto degli statuti di Lucca. Il titolo della sua relazione è Nuperrime castigata et quam accuratissime impressa, le riforme statutarie e la promozione di iniziative editoriali nella Repubblica di Lucca tra XV e XVI secolo. Gli do la parola, grazie. Buonasera a tutti, buonasera. Io ringrazio il professor Barbieri per la presentazione e cerco innanzitutto di condividere lo schermo. Eccoci, dovremmo essere in onda. Il mio intervento di oggi, come diceva il professore, si focalizza sulla produzione tipografica lucchese a cavallo tra XV e XVI secolo, con un occhio di riguardo appunto sulla produzione statutaria. È una produzione statutaria che è di assoluto rilievo per la storia istituzionale di Lucca, ma che può fornire anche ulteriori elementi di sicuro interesse per gli storici del libro e anche gli storici del diritto. Nel periodo preso in considerazione, la Repubblica di Lucca fu un piccolo staterello nel complesso scacchiere geopolitico della penisola italiana. Una città-stato retta da una repubblica aristocratica, fiera della propria indipendenza, eroicamente conquistata sotto la guida di Castruccio Castracani nella battaglia di Alto Pascio il 23 settembre 1325. Un pacifico e popolare stato, secondo una felice espressione resa celebre dall'ineguagliato saggio Nobili e Mercanti della Lucca, nella Lucca del Cinquecento di Marino Berengo, che era protetto di fatto da un'imponente cinta perimetrale, cinta muraria, e capace di sfruttare anche in sede diplomatica la propria picciolezza
come strumento di nascondimento per tenersi al riparo dalla minaccia delle grandi potenze straniere, promuovere il più possibile i propri commerci non solo in Italia ma anche sulle maggiori piazze europee. Questa spiccata attitudine mercantile consentì fino agli inizi del XV secolo una cospicua circolazione di volumi, prima manoscritti, poi a stampa, ma dal punto di vista tipografico Lucca fu toccata solo marginalmente dalla rivoluzione gutenbergiana e non riuscì a imporsi come centro di produzione di Bravia. Sarebbe infatti impari un confronto con uno dei maggiori centri tipografici dell'epoca, Venezia, penso, oppure anche a Roma. Ma non solo, risulterebbe anche impari un confronto con una città periferica, una città minore come la città di Firenze, non molto lontana. Individuare quindi le peculiarità dell'editoria lucchese dalle origini fino alla seconda metà del Cinquecento non è un compito proprio facilissimo, perché comporta doversi misurare con una serie di iniziative che furono isolate, discontinue nel tempo e per lo più ascrivibili a stampatori di origine straniera. O perlomeno questo è quello che la documentazione storica ci consegna. Al contrario, a partire dalla seconda metà del XVI secolo qualcosa cambiò. L'ascesa del giovane lucchese Vincenzo Busdraghi, che per circa un cinquantennio dominò la scena editoriale lucchese grazie a un esclusivo privilegio sulla stampa, per un breve periodo anche un privilegio sulla produzione cartaria, portò nuova linfa a questo settore. Per certi versi Lucca riuscì davvero a imporsi su base regionale o più che altro territoriale come centro di stampa riconosciuto e apprezzato almeno dalle comunità limitrofe. Dell'esigua e frammentata produzione precedente il Busdraghi, invece, non c'è dubbio che i progetti editoriali più emblematici siano riconducibili alla sfera istituzionale. E in questo senso le principali date da tenere in considerazione sono due. La prima è il 1490, quando le autorità civili commissionarono ad Enrico da Colonia la stampa degli statuti della città, questi in lingua latina, e della corte dei mercanti subito dopo in lingua volgare. La seconda data rilevante invece è il 1539, quando il governo lucchese ordinò che fosse allestita una nuova monumentale edizione degli statuti municipali, questa volta affidata a Giovanni Battista Faelli, un discendente di una famiglia bolognese con alle spalle una lunga tradizione tipografica. Furono infatti tipografi sia il padre Rinaldo, lo zio Benedetto il Vecchio e anche i fratelli dello stesso Giovanni Battista, Riccardo e Benedetto il Giovane. Tuttavia è opportuno però procedere per gradi. Enrico da Colonia era arrivato a Lucca dopo il tentativo di Clemente da Padova, un sacerdote italiano tra i primi a essersi cimentato a Venezia con i caratteri mobili, che tentò invano di avviare una tipografia prima nel 1470 e poi nel 1472. Più tardi si avvicendarono altri tentativi, il primo da collocarsi tra il 1477 e 78, compiuto da Matteo Civitali, un rinomato artista, architetto lucchese, benché di discendenza friulana, che richiese alla Repubblica di Lucca un privilegio esclusivo sulla produzione libraria, contando sui finanziamenti del nobile fiorentino Cappone Capponi, ma poi di fatto affidò la bottega al fratello. Il secondo tentativo, invece, nel 1482, fu quello di Michele Bagnoni, o da Bagnone, un piccolo borgo della Lunigiana, che era insegnante notaio, diventato stampatore in maniera un po' fortuita, dopo aver stretto un accordo d'opportunità con il libraio bresciano Simone di Andrea Rampini, o Rapieri, qui le scritture a volte sono difficili da interpretare, che gli fornì però le casse tipografiche, questo invece è abbastanza sicuro, già utilizzate a Venezia da Jacopo da Filizzano. Tuttavia, queste iniziative naufragarono probabilmente a causa della scarsa consapevolezza dei meccanismi che regolavano il nascente mercato del libro a stampa, e comunque furono tutte delle iniziative che non ebbero a che fare con la realtà istituzionale. Enrico da Colonia invece era uno stampatore esperto, ancora giovane doveva aver appreso i segreti dell'arte tipografica in patria
per poi decidere di valicare le Alpi e seguendo le orme di altri prototipografi germanici che nella seconda metà del 400 si riversarono nelle città italiane in cerca di fortuna. Tuttavia la presenza di Enrico in questo particolare angolo di Toscana è ben lungi dall'essere stata chiarita. Infatti da almeno 4 anni Enrico era uno stampatore che si era stabilito a Siena, quindi, e aveva riscosso anche un discreto successo. Tuttavia prima aveva toccato anche le città di Brescia, Bologna e Modena. La documentazione lucchese sembra quasi suggerire che fu Enrico da Colonia, su sua personale iniziativa, a spostarsi dalle colline senesi verso la costa occidentale toscana. Non sappiamo se per caso fu raggiunto da una notizia che fosse il lucchese avessero intenzione di rivedere a breve i loro statuti, o forse si spinse a Lucca con la speranza di procacciarsi dei nuovi affari. Lucca non era coperta in quel momento da alcuno stampatore, però poteva contare sull'appoggio di numerosi empori di rivendita libraria. In ogni caso Enrico da Colonia da prima sondò il terreno con l'istituzione, questo è molto, molto importante. Infatti prese contatti con il gonfaloniere di Lucca e non senza malizia gli chiese se a Lucca ci fosse la necessità di stampare innanzitutto del materiale normativo. A questo punto il gonfaloniere il 3 marzo del 1490 convocò un'assemblea e sottopose l'istanza dello stampatore. A questo punto, infine, il Consiglio regionale riconobbe che gli statuti cittadini avessero bisogno di un aggiornamento e quindi ne ordinò la stampa, guarda caso proprio a Enrico da Colonia. Anche se il tipografo aveva maturato una certa esperienza con la pubblicazione di materiali giuridici, la stampa degli statuti lucchesi richiese comunque circa 6 mesi di lavoro. Stando alla data esplicitata nel colofon, gli statuti a stampa furono pronti il 29 agosto del 1490. Il volume impresso quindi è un volume in grande formato, un formato in foglio di 192 carte, che riproduce in caratteri gotici la redazione manoscritta degli statuti ordinata dalla Repubblica di Lucca il 18 ottobre 1434. Poi compilate e messe in vigore, però a distanza di 12 anni esatti, quindi il 18 ottobre 1446. Negli statuti a stampa si volle raggiungere le addiziones fino al 30 luglio 1490, appositamente però sistemati in calce, in modo da distinguerle dal testo principale. Mentre fu esclusa, come già anticipava il professor Salvestrini, tutta quella parte riguardante la costituzione del governo, la cosiddetta de regimine, comunque mai andata alle stampe anche nei secoli successivi, pur costituendo il fondamento dello Stato lucchese fino al 1799. Il corpus statutario si apre con un proemium che celebra la natura del tranquillum et pacificum statutum lucensem, erede della migliore tradizione legislativa greca-romana, anche se i lucchesi furono volenterosi di mantenersi, lo esplicitarono nel proemio, fedeli alla Chiesa cattolica. Segue l'elenco dei 12 egregios e prudentes viros responsabili della redazione, per chiudersi poi con un'invocazione alla Vergine, santi patroni della città. La mise en page è estremamente semplice, al contempo anche solenne, se vogliamo anche un po' austera. I capitoli sono distribuiti in base ai numeri romani, scanditi in paragrafi a linea lunga, la decorazione del tutto assente, eventualmente demandata alla mano del possessore oppure di quella di un miniatore, motivo per cui furono appositamente lasciati degli spazi bianchi in corrispondenza del capolettera o del capiletto. Una tabula rubricarum apre ciascuno dei 5 libri in cui è suddiviso il testo, mentre sarebbe stato utile forse aggiungere un indice degli argomenti che finì spesso per essere compilato anch'esso dalla mano di utilizzatori più assidui. Benché oggi di questa edizione si conoscano 11 esemplari, 3 sono a Lucca, in passato essa fu considerata assai rara
e i primi catalogatori ebbero qualche incertezza nello stabilire l'esatta fascicolatura. In particolare si è creduto, cioè i problemi erano generati dal fatto che le ultime due carte che contengono gli statuti d'ordinamento Super Sibis Castanearum Lucensis non facessero parte degli statuti cittadini, perché aggiunte dopo il colofon, e quindi si reputò che fossero stati aggiunti, quantomeno, sì, cioè che la stampa degli statuti fosse ultimata, e di conseguenza si ipotizzò che queste carte costituissero un'edizione distinta, forse addirittura impressa da Enrico da Colonia nel 1489, quasi come se fosse una specie di prova di stampa, in modo da mostrare alle autorità lucchesi le abilità dello stampatore, e quindi finalizzata anche all'ottenimento dell'incarico ufficiale. Successivamente, man mano che invece i nuovi esemplari furono identificati, e si comprese che queste carte erano comunque presenti nell'edizione, quindi a questo punto si è risolto il cortocircuito, cioè queste carte semplicemente erano cadute da alcuni esemplari, quindi non esiste un'edizione degli statuti Super Sibis Castanearum, che è dunque soltanto un fantasma bibliografico. Per lasciare spazio anche ad altre questioni, tralascerò di approfondire le questioni relative agli statuti della Corte dei Mercanti, la cui mise en page però è pressoché identica a quella degli statuti. Passo dunque oltre dicendo che dopo aver evaso la commessa delle autorità civili, Enrico da Colonia fu raggiunto a Lucca da Enrico da Harlem, e insieme questi due tipografi furono assunti per imprimere alcuni statuti giuridici di Mariano Sozzini e Alessandro Tartagni, rispettivamente finanziati da Benedetto Ciccolini e Niccolò Tegrini. Quest'ultimo fu anche propenso a ospitare i tipografi nella sua tenuta di Nozzano, nell'entroterra lucchese, dove effettivamente vide la luce la disputatio iuris dote di Paolo Turettini. Con ogni evidenza l'ambiente giuridico locale aveva apprezzato molto la presenza di una bottega tipografica in città, dei professionisti del settore, e avrebbe desiderato ottenere anche maggiori servizi, ma gli incarichi privati probabilmente non dovettero dimostrarsi sufficientemente remunerativi. Così due omonimi stampatori lasciarono la città del Volto Santo per tornare insieme a Siena, già probabilmente prima ancora che finisse l'anno 1491. Dopodiché sembra che a Lucca la stampa non sia più non fosse più stata attiva, o perlomeno nessun torchio fu attivo, fino a quando nel 1523-1524 non arrivò il fiorentino Salvatore Di Bernardo Zucchetta, forse chiamato dallo stesso Niccolò Tegrini, il quale nel frattempo si era unito però ai canonici della cattedrale di San Martino, con l'obiettivo forse di imprimere le costituzioni capitolari e altri testi destinati alle scuole locali. Tra 1526 e 1531 invece a Lucca si possono collocare almeno altri due opuscoli e un bando per il vescovo di Lucca. Questi documenti però sono ancora in fase di studio, quello che posso dire è che i caratteri tipografici non sembrano essere stati utilizzati da nessun'altra bottega tipografica dell'epoca. Bisogna dunque attendere 1539, come dicevo in apertura, per incontrare a Lucca un altro stampatore. In questo caso Giovanni Battista Faelli, dopo una prima esperienza nella bottega di famiglia a Bologna, si trasferì in Toscana per licenziare un'edizione aggiornata degli statuti lucchesi in latino, che poi appunto fu affiancata da una versione volgare per facilitarne la divulgazione.
Tuttavia non era immediatamente evidente in che modo la scelta delle istituzioni lucchesi fosse ricaduta proprio su questo stampatore bolognese. Semmai ci fu una scelta, Faelli avrebbe potuto trovarsi a Lucca anche per altri motivi, se c'erano delle ragioni dietro questa, questa scelta, se ci fu un accordo. Quindi si era ipotizzato, dopo tutto era anche più che plausibile, che Faelli fosse in contatto con qualche lucchese, con qualche giurisperito lucchese. E in effetti qualcuno ci sarebbe anche stato, cioè Enrico Boccella, un giurista lucchese in Otroque, che probabilmente si era formato anche a Bologna. Su questo aspetto dovrei controllare però meglio appena ci sarà la possibilità di rientrare nelle biblioteche, in archivi, e quindi probabilmente al corrente del fatto che Faelli nel 1532 aveva pubblicato gli Statuta Civilia Civitatis Bononie. Inoltre, e questo era anche l'indizio più rilevante, Boccella poteva essere in contatto con Faelli, perché le edizioni lucchesi, le altre edizioni lucchesi, oltre agli statuti stampati da Faelli, erano tutte a lui riconducibili. Oggi, grazie al recente spoglio condotto da Claudio Ferri sulla sezione notarile dell'Archivio di Stato di Lucca fino al 1575, è stato pubblicato in più volumi, è stato possibile individuare due importantissimi documenti che riguardano precisamente la stampa degli statuti cinquecenteschi, entrambi redatti dalla mano del notaio Serenea Arrighi. Grazie all'aiuto del dottor Sergionelli, già archivista presso l'Archivio di Stato di Lucca, che spero che ci stia seguendo in diretta, quindi saluto e ringrazio anche per la sua generosa disponibilità, possiamo leggere per esteso il contenuto di questa documentazione. I due atti notarili corrispondono al contratto preliminare per la stampa degli statuti e l'accordo risolutivo che sancì il buon esito del mandato, conclusosi con la consegna dei libri finiti da parte del Faelli il 30 giugno 1539. Che cosa prevedevano le clausole di questo contratto? Innanzitutto che Faelli si sarebbe dovuto recare a Lucca a distanza di un mese dalla stipula dell'atto per stampare 700 copie della recente redazione latina degli statuti civici che le autorità lucchesi stavano allestendo dal 1536. Copiando il testo di un antico esemplare, non è specificato se manoscritto a stampa, ma fittamente postillato, interlineato, con aggiunte integrazioni per mano del nominato Boccella e del mercante lucchese Martino Bernardini, che quindi nel contratto figurano come facenti funzione del comune di Lucca. Faelli, dal canto suo, invece, dopo aver constatato che l'exemplar non superava le 220 carte, promise che l'edizione non avrebbe superato il limite massimo di 320-330 carte, quindi qui c'è un problema di costi di produzione. Qualora invece tale soglia fosse stata superata, il tipografo si impegnava a risarcire adeguatamente la controparte. A loro volta, Boccelli e Bernardini si impegnavano a far sì che l'exemplar non eccedesse le 220 carte pattuite, pena il versamento a Faelli di una quota risarcitoria. Gli stessi avrebbero provveduto poi a consegnare regolarmente al tipografo i fogli di carta necessari per la stampa, a patto che tutti gli esemplari dell'edizione fossero pronti nel giro di 6 mesi. Se questa condizione non fosse stata rispettata, lo stampatore avrebbe perso il suo intero ingaggio, che era stato fissato a 400 scudi d'oro, e si sarebbe dovuto sobbarcare tutti i costi della produzione. A Faelli poi dopo fu anche garantita la possibilità di dimorare a Lucca in una casa nella contrada di Santa Giulia, e gli furono pagate anche le spese per il trasferimento della tipografia da Bologna. Il secondo documento, invece, è redatto nel 30 giugno del 1539, racconta invece che forse tutte queste clausole non furono rispettate. Per prima cosa ci sono dei problemi a livello di tempi. Stando alla data inserita nel colofon degli statuti, l'edizione sarebbe stata ultimata verso la fine di marzo 1539,
ma la consegna degli esemplari avvenne il 30 giugno. Forse i lucchesi probabilmente incontrarono qualche problema, non ve l'ho specificato, appunto che corrisposero a Faelli 30 scudi d'oro in più rispetto alla somma già che gli era dovuta, proprio per averlo fatto attendere, per avergli richiesto anche la ristampa di alcuni fogli. Tuttavia, e qui questa è una cosa molto particolare, il tipografo anche lui aveva fatto male i suoi conti, perché aveva impresso solo 697 esemplari sui 700 pattuili, e le autorità lucchesi qui furono veramente molto fiscali e gli richiesero di stampare anche quelle tre copie mancanti. Questo probabilmente però è una dimostra una scarsa consapevolezza dei burocrati di quali fossero i lavori di tipografia. Faelli si rendeva conto che non poteva essere conveniente ristampare un'intera edizione soltanto per tre copie. Quindi forse questo cavillo, però si tratta di un'ipotesi, non sappiamo esattamente come siano andate le cose, potrebbe aver generato i presupposti per allestire una nuova edizione degli statuti in volgare, che nell'atto notarile si dice che fossero già in corso di traduzione da parte di Tobia Sirti. Poi se guardiamo anche solo gli esemplari che si sono conservati di questa edizione, di 16 ne censisce 18, quindi è plausibile che Faelli abbia anche ha consentito produrre qualche copia in più. Non entro nel merito dell'edizione, mi sia concesso dire però qualche parola sulla decorazione, perché in questa edizione presente in calce un grande stemma della Repubblica di Lucca, in cui sono presenti le iniziali probabilmente dell'incisore, queste BC sotto i piedi dei putti. In questo caso potrebbe essere interessante, perché credo che dietro le iniziali ci sia il nome di Vincenzo Civitali, che è interessante perché Vincenzo Civitali nel 1542 avrebbe richiesto alla Repubblica di Lucca un privilegio sulla stampa, che non sappiamo se fu utilizzato oppure no. Mi avvio dunque alla conclusione dicendo che, oltre alla possibilità che questi esemplari venissero interfogliati, postillati, ma soprattutto la questione fondamentale per Lucca è che questi esemplari, cioè che gli statuti cittadini non furono mai ristampati, quindi gli esemplari stampati da Faelli nel 500 si tramandarono generazione in generazione. Concludo dicendo che mi pare che ci siano tutte le condizioni per sostenere che le istituzioni lucchesi ebbero un ruolo propulsore nello sviluppo della tipografia, soprattutto nella prima fase della sua storia. Ma anche la bottega Busdraghi, che fu inaugurata nel 1549, che probabilmente era gradita anche da più ambienti, il vescovado, le scuole, la nobiltà locale, potrebbe aver ricevuto, sempre nella sua fase iniziale, importanti finanziamenti. Lo dimostra questa edizione dei capitoli rotali del 1549, che ha questo bellissimo, bellissimo frontespizio, con, oltre allo stemma di Busdraghi, anche lo stemma della famiglia Sardini, di cui alcuni esponenti facevano parte della rota in quel momento. E quindi, ecco, credo che il tempo mi sia scaduto, ecco, il tempo a mia disposizione sia giunto al termine, quindi cedo subito la parola al professor Barbieri, ringraziando tutti per l'attenzione. No, siamo noi che ringraziamo, perché oltre alla bellezza di questa cornice calcografica dei capitoli rotali, che è veramente bellissima, la presentazione soprattutto di questi due documenti che spiegano bene il rapporto tra Faelli e la città, entrano proprio nel merito di quello che avevamo posto un po' all'inizio come tematica, no? Quello della queste stampe istituzionali e del rapporto tra un'attività comunque imprenditoriale, tecnologica ed economica e l'istituzione alla quale devono servire. Benissimo, ci eravamo detti di fare una pausa,
sono per me le 16:18, alle 16:30 esatte. Ricominciamo, prendiamo un attimo di riposo e ci rivediamo quindi tra 12 minuti esatti, sempre qua. Non staccate, adesso apparirà una scritta e tutti gli altri possono rimanere online. Grazie.
Eccoci, riprendiamo esattamente alle 16.30. Abbiamo il piacere di presentare ora uno degli organizzatori di questa, di queste due giornate di studi, Mathieu César, che è professore associato di storia medievale alla Università di Ginevra da alcuni mesi. Ha studiato proprio a Ginevra, storia medievale, dove ha conseguito anche un dottorato, dedicato soprattutto al, al rapporto tra la città di Ginevra e il potere politico. Ha insegnato sia all'Università di Chicago che all'Università di Losanna, ha passato i periodi di studio sia all'Università di Lione che a Parigi che all'Università di Chicago. Gli do la parola per una relazione dal titolo Il principe, gli stati e i comuni, ordinanze e statuti a stampa in area sabauda tra fine 4. Buongiorno a tutti, grazie Edoardo per la presentazione. Desidero anch'io ringraziare Marco Francalanci e Davide Martini per l'aiuto nell'organizzare il convegno. Allora, condivido subito lo schermo. Allora, io oggi vorrei proporre alcune riflessioni sulla base di manoscritti, edizioni di testi legislativi prodotti nel Ducato di Savoia. Vorrebbe essere un prolungare le riflessioni che abbiamo già iniziato questo pomeriggio. Allora, l'ambito geografico travalica un po' quell'Italia centro-settentrionale che è oggetto del nostro convegno. Ma dato che il Ducato di Savoia si estende tanto a nord quanto a sud delle Alpi, non è possibile fare altrimenti. L'ambito cronologico che ho preso in esame comprende sostanzialmente un secolo e mezzo, dal 1430, data in cui il Duca di Savoia Amedeo VIII promulga un importante corpus legislativo sul quale tornerò, fino al 1586, anno in cui viene stampata l'ultima edizione cinquecentesca di questi statuti locali. Si tratta quindi di una cronologia un po' inusuale, a cavallo tra tardo medioevo e prima epoca moderna. Allora, il 17 giugno 1430 il Duca Amedeo VIII di Savoia promulga un importante testo legislativo frutto di lunghi lavori e comunemente noto col titolo di Statuta Sabaudi. Il testo subisce poi una parziale riforma nei due anni che seguono e una versione rivista viene approvata nel 1432. Questo testo legislativo, gli Statuta, hanno conosciuto, direi, un discreto successo editoriale, con ben sei edizioni dal 1477 al 1586, appunto, e che sono indice, a mio modo di vedere, di una certa vitalità editoriale. Di queste sei edizioni, cinque sono impresse a Torino, mentre una è stampata a Ginevra, si tratta dell'edizione del 1512. Allora, un primo dato che mi pare opportuno sottolineare è che queste edizioni, a partire dalla prima edizione del 1477, non sono semplicemente edizioni e ristampe successive del testo del 1430-1432. Tutte queste edizioni e riedizioni sono anche l'occasione di aggiornamenti, con l'aggiunta di diverse nuove ordinanze e statute che spesso erano state promulgate dai duchi in aggiunta e parziale riforma appunto degli statuti del 1430. Quindi ogni edizione aggiunge nuovi testi. Allora, vediamo adesso di capire le ragioni di queste aggiunte. Allora, il punto di arrivo è l'edizione del 1530, che oltre al testo legislativo degli anni 30, del 400, pubblica altri 14 statuti promulgati tra il 1475 e il 1517. L'edizione poi del 1586 è l'unica delle sei che non aggiunge testi legislativi, ne aggiungerà altri di cui parlerò dopo. Quindi un secondo dato che mi pare opportuno sottolineare è che questa vitalità editoriale è data appunto da questi aggiornamenti legislativi e soprattutto è anche interessante vedere come questi aggiornamenti non sono interamente inediti, ma molti di questi statuti erano già stati pubblicati autonomamente negli anni precedenti. Ad esempio, i testi legislativi promulgati
tra il 1475 e il 1497, che si trovano nell'edizione degli Statuti del 1505 fatta da Francesco Silva, erano già stati impressi dal Silva stesso in un'edizione autonoma del 1497. Allo stesso modo, degli Statuti del Duca Filiberto, promulgati nel 1503, che pure si trovano nell'edizione degli Statuti del 1505, si conoscono due edizioni concomitanti, una sempre ad opera del Silva, datata 5 gennaio 1504, e un'altra impressa dal catalano ma attivo a Torino, Nicolas Benedict, e che data 10 gennaio 1504. E nel 1530 la nuova edizione degli Statuti Sabaudi è curata da Bernardino Silva, probabilmente un nipote di Francesco. Rispetto all'edizione del 1505 vengono aggiunti gli statuti promulgati dal duca Carlo II nel 1513. E anche in questo caso gli statuti integrati da Bernardino Silva non sono inediti. Gli statuti del 1513, infatti, sono stati oggetto di ben quattro edizioni, due stampate a Ginevra nel 1513 e una torinese, curata sempre da Francesco Silva e che era già stata edita nel 1513, e una quarta ed ultima edizione indipendente, opera di Giovanni Angelo e Bernardino Silva, impressa nel 1520. Un'ultima edizione, come accennavo prima, è stata impressa nel 1586, sempre a Torino, da Giovanni Battista Bevilacqua, erede ancora minorenne di Niccolò. Ed è sostanzialmente una riedizione dell'edizione del 1530. A questa riedizione dei testi legislativi, il Bevilacqua stampa un sommario, opera del noto giurista torinese Giovanni Nevizzano, una tabella con le ferie giudiziarie dei consigli ducali e una tavola con il valore del ducato d'oro da inizio 400 fino al momento della stampa. E anche un elenco di località piemontesi che non avevano acconsentito al pagamento di un sussidio richiesto dal duca. Anche questi testi erano posti in appendice, erano già stati editi autonomamente, presumibilmente a Torino nel 1522, da Giovanni Angelo e Bernardino da Silva. Bernardino Silva aveva poi ripreso la tabella con le ferie giudiziarie e la tavola con il valore del ducato d'oro per la sua riedizione degli statuti del 30. Nel 1586 il Bevilacqua aveva semplicemente aggiornato i valori relativi al ducato d'oro per arrivare fino all'anno della sua edizione. Allora, grande vitalità, numerose edizioni. Vorrei ora cercare di indagare le ragioni che spiegano queste edizioni, riedizioni, aggiornamenti. E direi che quanto detto finora offre un primo elemento di risposta. Le riedizioni vogliono sicuramente offrire un prodotto aggiornato dal punto di vista legislativo. Le riedizioni successive all'edizione del 1477 si spiegano poi probabilmente anche, almeno in parte, a mio modo di vedere, con l'esaurimento delle copie precedentemente impresse. Sappiamo che statuti e decreti costituiscono generalmente libri che venivano smerciati abbastanza facilmente e abbastanza rapidamente, anche se io, allo stato attuale delle ricerche, non ho molte informazioni su quanto al numero di copie impresse di questi statuti e non ho informazioni quanto alla loro commercializzazione. Appare poi con evidenza come le riedizioni successive siano anche dettate dalla necessità di fornire una nuova edizione più corretta del testo. L'edizione del 1477 sappiamo che uscì gravemente imperfetta e costellata da numerosi errori tipografici. L'epistola dedicatoria del Sigo afferma che la nuova edizione, la seconda, cioè quella del 1487 che vedete in immagine, è appunto resa necessaria dall'imperfezione della prima, causata sembra dall'assenza di Pietro Cara, che era il giurista promotore dell'edizione, che si trovava in quel momento in ambasciata a Roma. Ma quella del recupero di un dettato più corretto pare una preoccupazione costante, tanto che ancora nel 1586 il Bevilacqua afferma nell'epistola dedicatoria la necessità di una nuova edizione, appunto, volta ad offrire un dettato più corretto.
Ed è pure poi anche evidente come molti editori abbiano voluto via via offrire un prodotto più leggibile, più facilmente utilizzabile. Così il Silva, ad esempio, nella sua edizione del 1505, non solo aggiunge nuovi testi legislativi, ma dice anche di voler stampare con un carattere migliore. E nell'edizione del 1586 il Bevilacqua giustifica la necessità di una nuova edizione non solo con il lasso di tempo trascorso dall'ultima riedizione, ma anche con l'aggiunta di numerosi dei diversi, con la numerazione, scusate, dei diversi articoli degli statuti del 1430, una numerazione che era assente nelle precedenti edizioni, come lui stesso afferma. Vorrei ora soffermarmi brevemente sul problema degli aggiornamenti legislativi. Allora, la situazione è infatti più complessa di quanto appaia in un primo esame. Non è affatto semplice capire con quale criterio venissero scelti gli statuti da stampare. Infatti, un confronto con la tradizione manoscritta mette in evidenza come non tutti gli statuti promulgati dopo il vasto corpus del 1430-32 siano stati stampati. È infatti possibile reperire in alcuni manoscritti che contengono proprio gli statuti sabaudi del 1430 altri statuti promulgati in seguito, ma di cui non si conoscono edizioni a stampa. Il problema dell'aggiornamento delle edizioni, della scelta dei testi da inserire di seguito alla legislazione, obbliga, credo, ad interrogarci intorno all'iniziativa della pubblicazione a stampa di questi statuti. Si tratta di iniziative promosse dal potere ducale oppure dobbiamo considerarle come opere di privati? L'editio Princeps degli Statuti, quella del 1477, così come la seconda edizione del 1487, sono realizzate ad iniziativa di Pietro Cara, giurista, professore di diritto all'Università di Torino e protagonista di una brillante carriera in seno agli uffici ducali. La stampa degli statuti è certamente da mettere in relazione con la diffusione stessa della stampa in Piemonte in quegli anni, diffusione di cui sappiamo il Cara essere tra i principali promotori. Ed è probabilmente su sua iniziativa che lo stampatore dell'edizione del 1487, Jacopo Suigo, si stabilisce a Torino. Infatti sei delle edizioni uscite ad opera del Suigo contengono un'epistola dedicatoria a Pietro Cara. Ed è probabilmente anche grazie al suo protettore che il Suigo sappiamo lavorare come rilegatore e librario di corte. La seconda edizione degli Statuti Ducali contiene anche l'orazione funebre scritta proprio da Pietro Cara nel 1485 per la morte di Giacomo Ludovico di Savoia, fratello del duca Carlo I, il che invita a non scartare l'ipotesi che l'edizione degli Statuti potesse anche costituire un vettore volto a promuovere la carriera politica dell'insigne giurista. Non va nemmeno dimenticato che proprio in quegli anni il ducato era scosso da una profonda crisi in cui le rivalità tra frazioni piemontesi e savoiarde erano in crescita. E se non dimentichiamo che l'editio Princeps del 1477 comprende anche gli statuti promulgati pochi mesi prima dalla duchessa Yolanda, che era reggente del ducato in quegli anni, appare legittimo chiedersi quanto l'edizione di questo corpus legislativo non sia anche da reinserire nell'ambito di tali rivalità e come strumento di legittimazione delle ambizioni dei circoli di giuristi piemontesi. Nella terza e successiva edizione curata da Francesco Silva nel 1505, gli statuti sono dedicati al vescovo di Mondovì, nonché cancelliere di Savoia Amedeo di Romagnano, che secondo quanto detto nella lettera di dedica è il promotore di questa nuova edizione. E vale la pena ricordare che gli statuti di Carlo II, quelli del 1513, editi autonomamente sempre dal Silva nel 1513, sono dedicati a Bernardino Parpaglia, giurista piemontese, nonché presidente del Consiglio residente di Torino a partire dal 1493. Allora, come si vede da questa breve panoramica, i promotori delle pubblicazioni sono sempre uomini di corte, soprattutto giuristi. È anche abbastanza evidente, direi, come la diffusione, la stampa degli statuti sia, almeno in area piemontese, il monopolio di alcuni stampatori, lo avrete capito dal ricorrere di certi nomi, che in virtù probabilmente di legami privilegiati con giuristi ufficiali fungono quasi da mecenati. In particolare Silva
appaiono per un trentennio circa quasi come gli stampatori ufficiali del Duca, perlomeno per quanto riguarda le regioni subalpine del Ducato. Come il Suigo, anche Francesco Silva è legato all'ambiente di corte. Sappiamo che dalla fine del 400 opera anche lui come rilegatore e libraio. E oltre alle già citate edizioni di testi legislativi, possiamo notare come Bernardino Silva sia anche l'editore dei decreti francesi, promulgati durante l'occupazione del Ducato nel 1541 e nel 1550. E un certo monopolio di fatto nei Silva nel campo della stampa dei decreti ducale appare, direi, evidente. È più difficile stabilire i limiti precisi di questo monopolio, se questi procedano da una concessione ducali. In effetti solo due edizioni, non sono quelli degli Statuti del 30, ma sono quelle degli Statuti di Carlo II del 1513, recano la menzione cum gratia et privilegio. Attraversiamo adesso le Alpi. Allora, il quadro è parzialmente diverso rispetto alla situazione piemontese, a cominciare dal numero ridotto di edizioni degli Statuti Sabaudi. Una sola impressa a Ginevra nel 1512 ad opera di Jean Bellot. Non abbiamo un'epistola dedicatoria e nel colophon il Bellot afferma semplicemente che la nuova edizione è fatta sulla base di quella torinese di Francesco Silva, cioè quella del 1505. Abbiamo poi alcune edizioni di altri testi legislativi sabaudi. L'edizione degli statuti del 1513, quelli di Carlo II, più volte citate, e nell'edizione di Louis Crouse, sono, sappiamo, promossi dal vescovo di Ginevra, Jean de Savoie, particolarmente vicino al duca e incline a favorirne le mire espansionistiche sulla città delle Mano. Ginevra è infatti una città indipendente, non faceva pienamente parte del ducato. E il Bellot stesso doveva avere qualche legame privilegiato con i duchi, dato che verso il 1510 dà alle stampe gli statuti dell'ordine cavalleresco del Collier, che datano del 1409, e sappiamo che è un'edizione conosciuta, poco conosciuta, e conservata peraltro in un unico esemplare. Gli statuti divennero di lì a poco non più validi, perché sappiamo che nel 1518 il duca Carlo II decise di riformare l'ordine, di rifondarlo col nome di Ordre de l'Annonciade e di dotarlo dunque di nuovi statuti, di cui però non conosciamo edizioni cinquecentesche. Allora, cosa possiamo concludere da questa prima breve panoramica, da questo primo punto? Io direi che ho l'impressione che, oltre a quanto già accennato riguardo alla necessità di correggere il testo, di correggere il dettato, di aggiornare il corpus legislativo, la stampa di testi legislativi, perlomeno in area sabauda, perlomeno in area piemontese, si situi un po' a metà strada tra testi ufficiali e iniziative di una ristretta cerchia di giuristi e intellettuali, se così si può dire. Da questo punto di vista direi che il dato è interessante, perché il centro di gravità di tali operazioni è fin dall'inizio Torino e il Piemonte, e questo in un'epoca in cui Chambéry e il nord delle Alpi costituiscono ancora il fulcro politico del Ducato. Vorrei ora passare ad alcune osservazioni relative alla stampa di estratti della legislazione ducale e alcuni testi postillati. Allora, un primo caso interessante è quello che vedete in immagine, un piccolo fascicolo di 10 quarte impresso a Ginevra da Jean Bellot, l'editore del 1512 degli Statuti Sabaudi. Questa edizione, che è precedente, data del 1502, è un estratto dell'articolo 7 del libro terzo degli Statuti Sabaudi sui notai pubblici. Anche qui edizione molto rara, ne conosciamo solo una copia, ma un breve testo prefatorio ci rivela che la reimpressione dell'articolo, di questo estratto dell'articolo sui notai, è fatta su richiesta del giurista nizzardo François de Astruga, incaricato, come dice lui stesso, dal duca Filiberto II, di operare una riforma del notariato in Savoia. La riforma menzionata è probabilmente quella che portò alla promulgazione di nuovi statuti da parte del duca Filiberto nel 1503, ma in tale riforma non vi è traccia di articoli di riforma sul notariato. L'estratto è fatto stampare con il dichiarato intento che i notai possano applicare le norme degli statuti che li concernono, e questo lascia pensare che
i manoscritti o le edizioni a stampa degli statuti dovessero circolare poco o nulla in seno alla categoria. Vale la pena notare come François de Astruga non possa essere considerato un mero funzionario ducale e l'iniziativa di pubblicare un estratto degli statuti vada inquadrata, a mio modo di vedere, nell'ambito di un'attività editoriale più ampia. Un indizio di tale attività è dato dalla edizione dei Sette Salmi del Petrarca, pubblicata a Torino nel 1497 da Francesco Silva, sempre lui, e nella quale figura una lettera dedicatoria proprio di François de Astruga, che si dice essere promotore dell'edizione, al cancelliere di Savoia Amedeo di Romagnano. Un altro esempio di estratti è dato dal testo che avete in immagine. Si tratta dell'impressione dei giorni delle ferie nei tribunali dei consigli sabaudi. La lista era già stampata, come ho detto, era già stata stampata nel 1522 e poi inserita alla fine delle edizioni degli Statuti Sabaudi del 1580. Quella che vedete è l'edizione ginevrina del 1503 ad opera di Gabriel Pomar, e che ha modificato la lista dei giorni con l'aggiunta, ad esempio, delle festività osservate dai tribunali ecclesiastici ginevrini. La necessità di possedere versioni aggiornate appare, a mio modo di vedere, anche in evidenza da quegli esemplari il cui possessore abbia provveduto a copiare a mano degli statuti successivi. Ad esempio, lo statuto promulgato dalla duchessa Bianca di Savoia nel 1495 e poi edito nel 1497 dal Silva si trova in copia manoscritta in un esemplare a stampa degli statuti del 77 conservato alla Nazionale di Torino. E l'archivio di Stato di Torino conserva, è l'immagine che avete allo schermo, un volume che si riferisce all'edizione degli statuti del 1487, a cui è stato aggiunto l'incunabolo di aggiornamento del 1497, e il volume, come vedete, reca numerose postille che sono coeve. Con tutta probabilità si tratta di postille del romagnano stesso o di un uomo della sua cerchia. E il possessore è autore delle postille, ha anche trascritto due ordinanze che saranno poi edite dal Silva nel 1505. Allora, direi che in modo più generale possiamo osservare come numerosi siano i volumi che comportano delle edizioni degli statuti del 430, con l'aggiunta di edizioni di aggiornamento e copia manoscritta di ordinanze promulgate tra fine 400 e inizio 500. Ad esempio, molti esemplari dell'edizione di aggiornamento del 1497 sono rilegati assieme all'edizione degli statuti del 1487 e, in modo analogo, molte edizioni autonome degli statuti del 1513 di Carlo II sono rilegate all'edizione degli statuti impressa inizio 500. E gli esemplari che ho potuto esaminare mostrano che si tratta di rilegature che sono opera dei possessori, o in ogni caso di inizio 500, che spesso aggiungono appunto postille a mano e numerazione manoscritta delle pagine. Mi pare anche, e mi avvio alla conclusione, interessante notare come le edizioni a stampa degli statuti del 1430 non hanno messo in disuso i manoscritti, che continuano a circolare e ad essere rimaneggiati tra fine 400 e inizio 500. Un caso molto interessante è dato dal manoscritto appartenuto tra fine 400 e inizio 500 a un giurista di Bourg-en-Bresse, Jacques Fossery, e oggi conservato alla Bibliothèque Nationale de Paris. Il manoscritto comporta una prima parte che è redatta probabilmente attorno a metà 400 e che comprende appunto gli statuti del 1430. Il Fossery poi aggiunge alcune ordinanze nelle carte lasciate bianche dal copista. E c'è poi una seconda parte che comporta la copia manoscritta di diversi statuti promulgati tra fine 400 e inizio 500 ad opera del Fossery, che firma ogni statuto. E il volume comprende anche l'inserzione, la vedete in immagine, dell'incunabolo del 1497, che ha ricevuto numerazione dei fogli manoscritta dal Fossery, nonché la firma del possessore stesso sull'ultima carta. Allora, questi elementi mi sembrano confermare due cose. Da un lato, una certa plasticità di testi legislativi e di iniziative poste a metà strada tra potere ducale e uomini di corte e ufficiali sabaudi. Dall'altro si conferma, direi, la volontà di adattare e fornire strumenti adeguati alle differenze di uno Stato regionale come quello sabaudo. Allo stesso modo,
le osservazioni che siamo in grado di condurre sulla tradizione manoscritta degli statuti del 1430-1432, così come l'analisi di testi postillati, rafforzano l'impressione di un pubblico di giuristi e ufficiali attento a dotarsi di strumenti di lavoro aggiornati. Da ultimo vorrei chiudere con alcune brevissime riflessioni relative alla stampa di testi legislativi e ordinanze emanate dai comuni e dagli stati. Allora, una prima osservazione si impone: come già osservato da altri, le edizioni a stampa di statuti e ordinanze dei comuni appaiono ben poca cosa. E molti comuni sono dotati di statute o carte di franchigia in edizione a stampa solo a partire dalla fine del Cinquecento. Allora, come spesso accade, è molto difficile spiegare le assenze. Va probabilmente messo in conto il fatto che i comuni non avevano necessità di far circolare i loro statuti, che rimanevano nell'archivio. Ciò che invece era necessario fare al Duca, data l'esistenza di uffici e tribunali sparsi in tutto il Principato, sia a nord che a sud delle Alpi. E non è probabilmente un caso che gli statuti comunali a stampa più antichi siano le franchise del comune di Ginevra che vedete in immagine, di fatto indipendente dal potere sabaudo, e l'iniziativa è probabilmente da ricollegarsi a quei monumenti che il professor Salvestrini citava all'inizio del pomeriggio. Va anche detto che è difficile valutare la produzione a stampa dei comuni, perché spesso concerneva fogli volanti che comunicavano gride e decisioni puntuali e che spesso erano affisse nelle strade della città, come quello che vedete in immagine, che è data del 36 e che dunque sono poco conservati. Ne abbiamo veramente pochi in archivio. A inizio Cinquecento abbiamo anche la pubblicazione di decisioni prese dalle assemblee dei tre stati sabaudi. Nel 1513 vengono ad esempio impresse alcune decisioni prese dall'assemblea del Vaud e poi approvate da Carlo II, dal Duca, il 13 febbraio. Il testo viene impresso come placard di 47 centimetri per 34, probabilmente sempre da Louis Cruz, e porta il titolo latino di Statuta Nova Patriae Baudi, che è anche il titolo con il quale è noto. Il testo in realtà è in francese, e più che di veri e propri statuti, come lascerebbe pensare il titolo, si tratta delle decisioni discusse nell'ambito delle assemblee degli stati riguardanti appunto il Pays de Vaud. Discorso analogo per il testo che vedete in immagine, e cioè l'impressione ginevrina delle decisioni prese dall'assemblea degli stati a Moutier nel 1522. Il testo mantiene la struttura delle doléances presentate al Duca in francese, seguite dalla lettera di approvazione in latino. In questo caso il formato non è un placard, ma quello di un in ottavo, di 7 carte in tutto. Allora, allo stato attuale non è facile capire quali ragioni abbiano portato la stampa di queste sedute, di queste doléances, ma penso che, come per il caso delle franchise di Ginevra, l'impressione di tali testi debba essere collocata nel quadro dell'affermazione delle autonomie locali, regionali, delle diverse patrie, così erano chiamate all'epoca, che componevano il Ducato di Savoia a cavallo tra fine Medioevo e inizio epoca moderna. Che cosa possiamo concludere? Ma io direi che le osservazioni che ho cercato di proporre ci mostrano, da un lato, un quadro molto vivace, e come le edizioni di testi legislativi non possa essere ridotta ad una semplice operazione di pubblicazione di leggi. Da questo punto di vista direi che l'analisi delle vigenti editoriali getta una luce nuova su un mondo, al confine tra corte ducale, circoli di intellettuali, giuristi e stampatori, così come su una serie di lettori e postillatori di questi statuti che meriterebbero, credo, indagini più approfondite. Grazie. Grazie davvero, una relazione molto molto ricca. Davvero, in questo caso, di questi statuti di Savoia sono diverso dal resto, perché probabilmente proprio per questa ragione di essere dei statuti di uno Stato, non di una singola città, e questo numero eccezionale di edizioni e poi questa eccezionale pluralità, stampe, ristampe, stampe di singole parti, anche una questione di una complicatezza particolarmente notevole. Non mi farei troppo problema sul topos della correttezza, perché quello è normale. C'è un editore, quando ristampa un'edizione, dice quella che c'era prima non andava bene, era piena di errori, quindi quello è un po' un modo. Però senz'altro, nonostante sia una differenza anche poi che andrebbe notata
dello sviluppo della stampa tra la parte, diciamo così, meridionale italiana e la parte settentrionale, forse una certa disparità di diffusione va un po', scusate, messa in carico anche appunto al diverso sviluppo dell'arte tipografica. Bene, veniamo all'ultima relazione del nostro pomeriggio, che è quella di Alessandro Tedesco. Alessandro Tedesco ha studiato all'Università Cattolica, prima a Brescia, poi a Milano, ha poi fatto il suo dottorato alla Università di Udine, ha collaborato per molti anni soprattutto con i master dell'Università Cattolica in professione editoria e booktelling, e da alcuni mesi è diventato il direttore della biblioteca del seminario di Milano, Biblioteca Cardinal Carlo Maria Martini. Ha svolto anche un'importante esperienza a Gerusalemme, dove ha iniziato di fatto i primi lavori sul catalogo della Biblioteca Francescana della Chiesa di Terra Santa, e tiene anche alcuni corsi presso l'Università Cattolica, sia di redazione web che di discipline della memoria. Oggi ci presenta una relazione che si rifà, a dire la verità, alla sua tesi di laurea specialistica, dal titolo Gli statuti di Brescia di Tommaso Ferrando tra stampe e annotazioni manoscritte, indagine sulla ricezione della prima edizione del corpus statutario bresciano. A lui la parola. Buonasera a tutti, grazie Edoardo per la presentazione, grazie a Davide e a Marco per tutta l'organizzazione. Condivido subito lo schermo. L'intervento di oggi si focalizza sull'edizione degli Statuti di Brescia stampati nel corso dell'anno 1473 dal primo tipografo attivo nella città di Brescia, che è Tommaso Ferrando. Come premessa generale va detto che l'edizione è stata oggetto di numerosi studi nel corso del secolo scorso. L'obiettivo che si vuole tentare di raggiungere è allora quello di meglio evidenziare la ricezione e il tipo di uso a cui questa tipologia testuale era soggetta. Per farlo si ripercorreranno le fasi e le vicende che portarono alla stampa degli statuti, in relazione anche alle aspettative del tipografo riguardo all'esito dell'operazione editoriale e in relazione alla sua attività sul testo, che pare non limitarsi a quella di mero stampatore, come si tenterà di evidenziare. Inoltre, si andranno anche a considerare alcuni esemplari che recano giunte, annotazioni manoscritte o decorazioni al testo stampato. Come anticipato, l'edizione è quella degli statuti del Comune di Brescia, che reca come data di termine dei lavori di stampa il 23 giugno 1473. La stampa dovette però iniziare molti mesi prima. Infatti il Ferrando aveva stipulato il contratto con gli stampatori Andrea Belforte e Stazio Gallo, che avrebbero dovuto istruirlo proprio nell'arte della stampa già nell'ottobre dell'anno 1471. Originario della città di Treviglio, bresciano di adozione, Tommaso Ferrando introdusse, come ci informa appunto il citato contratto, l'arte della stampa nella città di Brescia sul finire dell'anno 1471. Le speranze del Ferrando circa i guadagni e circa il ruolo che avrebbe voluto ottenere nella città di Brescia verranno però molto probabilmente deluse. Non avrà infatti i guadagni sperati e neppure l'agognata riconoscenza per i meriti dovuti alla sua intraprendenza. Sappiamo che arrotondava addirittura i suoi introiti anche con l'insegnamento della grammatica. Di questo periodo iniziale di attività tipografica si conservano oggi 6 edizioni sottoscritte dal Ferrando, altre 5 senza sottoscrizione, che a un'indagine più sistematica e approfondita dei caratteri tipografici risulta difficile e problematico attribuirgli. L'attività del Ferrando poi sembra subire una cesura, un'interruzione attorno alla metà dell'anno 1474, a causa forse delle ristrettezze finanziarie dovute alla scarsa risposta di pubblico che le edizioni del primo periodo avevano suscitato. Riprenderà la stampa a distanza di circa 20 anni, nel 1493. Di questo secondo periodo si conservano 5 edizioni sottoscritte e una non sottoscritta, periodo che durò solo un anno.
Dopo queste edizioni, Tommaso Ferrando non stampò più alcunché e dovette terminare la sua vita in gravi ristrettezze economiche, tanto che appunto nell'estimo dell'anno 1498 è definito come miserabilis. Prima di esaminare nel dettaglio l'edizione degli statuti stampati dal Ferrando, è d'obbligo però ripercorrere rapidamente quelle che sono un po' le caratteristiche del genere, che in parte modellano anche l'edizione del Ferrando. Gli antichi statuti comunali, come già detto anche dalle precedenti relazioni, ancor prima dell'introduzione della stampa, si caratterizzavano come un genere aperto, che soprattutto nel XII e XIII secolo, più che un vero e proprio corpus, era un semplice assemblaggio di norme, non sempre omogenee, che spesso faticavano a confluire in una struttura unitaria e mostrando una coerenza interna. Quando nel XIV secolo si giunge a un riordino più generale di queste leggi in un corpus, tuttavia questo rimane ancora un organismo in fieri che si adegua agli eventi storici che mano a mano vanno a susseguirsi. Quindi si approda di volta in volta a diverse raccolte che segnano la volontà del potere politico che di tempo in tempo va a cambiare, e costantemente nuove norme, nuove leggi vengono integrate e quelle desuete vengono sostituite. Questo sistema aperto continua anche con l'introduzione della stampa. Infatti troviamo molte edizioni in cui convivono spesso ampie parti manoscritte a integrazione del testo a stampa stesso, nuove edizioni oppure nuove edizioni che si accrescono con nuove norme specificate in edizioni passate, magari in forma manoscritta. Tutto ciò si può vedere bene anche su alcuni esemplari degli Statuta Brixie stampati dal Ferrando. Si conservano oggi 28 esemplari di questa edizione, non tutti completi, molti scompleti, presso 24 biblioteche in tutto il mondo. Molte di queste copie presentano varie annotazioni manoscritte che testimoniano appunto un uso a vari livelli di questi oggetti. Frequentissimi sono i marginalia che riassumevano il contenuto dei vari paragrafi. In questo esemplare degli Statuti del Ferrando, conservato presso la raccolta Lanfranchi di Palazzolo, i margini si presentano ricchi di annotazioni, come questa, in cui sostanzialmente viene riassunto e viene esplicitato il concetto che si trova a fianco, relativo al fatto che il conducente di un locale in affitto potesse subaffittarlo solo ottenuto il permesso del proprietario. Conductor non potes rem conducta alteri locare in toto nec in parte sine licenzia domini. La princeps del Ferrando fu seguita da varie ristampe e in molte di queste troviamo anche dei veri e propri ragionamenti di tipo giuridico, precisazioni di norme sempre manoscritte che seguono il testo stampato, come appunto nel caso di quest'altro esemplare sempre conservato presso la raccolta Lanfranchi di Palazzolo, edizione appunto successiva stampata nel 1508 a Brescia da Angelo Britannico. Oltre alle precisazioni manoscritte che occupano tutti i margini, vengono introdotte anche nuove norme in calce a quelle stampate. E andando proprio al termine dell'edizione, troviamo anche la sottoscrizione del notaio che appose tutte queste integrazioni, tale Stefano Flavio, attivo a Brescia dal 1495 al 1511, che in data luglio 1512, tempo del sacco di Brescia, dichiara di aver apposto appunto tutte le postille e le integrazioni al testo basandosi su un originale testo, forse manoscritto, fornitegli da Angelo Gafforio, che era stato uno dei curatori dei consigli di Ubaldo degli Ubaldi, stampato sempre a Brescia nel 1490 da Bonino de Bonini. Tutto ciò testimonia anche, attesta quindi anche un determinato tipo di circolazione, di utilizzo di questi testi manoscritti a stampa di argomento giuridico nella Brescia del tempo. Venendo ora a considerare gli statuti stampati dal Ferrando, bisogna rilevare come questi si inseriscano nel solco della tradizione delle precedenti redazioni manoscritte, e in tal senso è opportuno tracciare proprio per sommi capi la storia dell'evoluzione del
codice statutario bresciano dai suoi primi accenni fino all'edizione a stampa del Ferrando, edizione che si presenta fortemente riformata rispetto alle precedenti redazioni manoscritte e che riflette sostanzialmente l'eclissarsi della precedente influenza milanese in favore della nuova influenza legata invece alla Repubblica di Venezia. Gli Statuti del Ferrando si collocano infatti alla fine di un rinnovamento normativo che aveva portato un testo con una storia secolare e in continua evoluzione a un assestamento che diventa quasi definitivo per tutto il corso poi dell'età veneta. E il Ferrando pare essere ben consapevole, come si cercherà di mostrare, di collocarsi proprio all'interno e alla fine di questo solco, in una lunga, quindi, stratificata magmatica tradizione con cui la nuova dimensione della stampa si trovava a confrontarsi. La più antica testimonianza, giunta fino ad oggi, di una raccolta appunto che tenta quantomeno di raccogliere in un unico libro quanto il prodotto fino ad allora, è il Liber Poteris del 1255, che si presenta come una raccolta di svariati atti, privi però di un ordine cronologico. Sempre nel XIII secolo poi abbiamo anche il primo e vero tentativo di raccogliere il tutto in un corpus unitario, raccolta però che si presenta ancora come disordinata, ma in cui il curatore dichiara proprio l'urgenza e l'importanza di avere un corpo di leggi unitario su quale poter fare affidamento. Nel 1313 abbiamo un'ulteriore revisione dove la materia si presenta per la prima volta divisa e ordinata in sezioni civili, criminali e amministrative, che permettono appunto di fruire più facilmente delle diverse norme. Questa divisione sarà poi mantenuta in tutte le redazioni successive. Nel 1355 e nel 1385, durante la dominazione dei Visconti, da una parte Barnabò Visconti e dall'altra Gian Galeazzo Visconti, si occupano di redigere altri due statuti, togliendo alcune ambiguità legate ad alcune vicende legali andate ad accumularsi nel corso dei secoli. Data importante, nel 1426, Doge Francesco Foscari si insedia come autorità nel contesto bresciano e ritiene evidentemente opportuno riformare e compilare gli statuti della città. Processo di revisione che poi prosegue fino al 1470 a opera del podestà Leone Duodo e di Ludovico Bembo, arrivando quindi a definire a questa altezza, 1470, un nuovo organo statutario svecchiato dei provvedimenti obsoleti e allineato quindi a quella che era la normativa legata alla Repubblica di Venezia. Ed è proprio a questo traguardo decisivo del testo degli statuti, che ha quasi ormai 300 anni di storia, che si colloca il lavoro del Ferrando. Infatti il 21 giugno del 1471 il Consiglio Generale Cittadino autorizzava la diffusione dei nuovi statuti riformati, non la stampa, ma appunto la notifica al pubblico attraverso la circolazione di copie manoscritte e ovviamente la pubblicazione per mezzo di banditori. Nessuna copia di questa nuova versione dei statuti riformati è giunta fino a noi, pervenuta invece la versione a stampa del Ferrando, appunto che credendo di interpretare il bisogno dei suoi concittadini, bisogno appunto di disporre di un'opera che tendesse ad avere un aspetto unitario, pubblica nel 1473 gli statuti a Civitatis Brixiae sulla base della riforma della commissione del 1465. Andando ora a esaminare più in dettaglio l'edizione degli statuti della città di Brescia stampati dal Ferrando, possiamo dire come questi siano stampati nel formato in foglio e si compongano di 310 carte. La filigrana in questione, quella che vedete qui, è rilevata sulla maggior parte degli esemplari, è tipicamente bresciana, una bira chiusa in un cerchio sormontata da un'asta verticale con tre petali a mo' di croce. La veste tipografica è molto misera, abbondano anche i refusi e le imperfezioni che evidenziano anche la scarsa perizia tipografica del Ferrando e forse anche la mancata volontà, dettata dalle ristrettezze economiche in cui operava il tipografo, di realizzare un prodotto che avesse una forma editoriale particolarmente curata. Mancanza supplita forse dalla percezione che Ferrando sentiva di lavorare su un testo importante che, appunto a discapito della trascuratezza della forma, avrebbe rappresentato sempre a sua detta un acquisto comunque appetibile per i suoi concittadini, poiché appunto arrivava a definire finalmente un apparato di norme e leggi a cui tutti avrebbero potuto fare riferimento. Si nota la presenza di spazi per iniziali maiuscole a inizio delle diverse sezioni
e tutto l'apparato decorativo, quindi miniature, rubricature, iniziali, veniva quindi demandato, affidato al potenziale compratore. La paternità tipografica del Ferrando si ricava invece da 6 differenti colofoni esposti al termine di ogni sezione, in cui appunto gli statuti erano divisi. E in questi colofoni il tipografo instaura un dialogo proprio con i lettori, e da questi colofoni è possibile ricavare alcune interessanti informazioni sui tempi di lavorazione e di distribuzione al pubblico dell'edizione. E, cosa anche non rilevata dagli studi precedenti, la percezione che il Ferrando si attribuiva in relazione al ruolo di editore vero e proprio degli statuti. Appunto, si è ricordato come già nel 1313 si iniziasse a dividere la materia in sezioni, appunto in relazione a ogni aspetto della vita giuridica bresciana, e questa suddivisione ovviamente permane anche nell'edizione a stampa, che si presenta appunto suddivisa come potete vedere in questa slide. A ogni sezione appunto segue un colofon specifico in cui il Ferrando ci dice alcune cose. Partiamo dal secondo colofon, lasciamo il primo per ultimo, poi vedremo perché, in cui appunto si possono già individuare alcuni aspetti interessanti. Allora, il Ferrando appunto in questo breve testo conclusivo, sebbene si riconosca inferiore a molti altri per condizione economica, sostiene però di poter ugualmente servir bene la sua patria stampando appunto a vantaggio di tutti i suoi concittadini i nuovi statuti riformati appena pochi anni prima. Fornisce poi anche, sempre in questo secondo colofon, alcune importanti informazioni utili per capire i tempi di lavoro nella sua officina e il modo in cui questi statuti venivano stampati e distribuiti. Si ricava infatti che effettivamente il metodo di lavoro del Ferrando per questa edizione consisteva nello stampare mano a mano le diverse sezioni dei statuti e metterle appunto mano a mano come entità indipendenti in commercio. Il terzo colofon invece vede il Ferrando informare i suoi lettori sull'andamento delle vendite delle precedenti due sezioni, dicendo appunto che sebbene non avesse avuto la generosa risposta nell'acquisto che si aspettava da parte dei suoi concittadini, decide di proseguire nella stampa anche di questa terza parte di Statuta Criminalia, e si appresta anche a continuare la stampa delle parti successive per non venire accusato di negligenza. Nel quarto colofon prosegue questo declino, diciamo, questa lamentazione del Ferrando, questo declino economico in cui Ferrando si trova, perché appunto informa i suoi concittadini che, conclusa la stampa dei Statuta Clausorum, inizia per iniziare quella dei Tabernarum, però dice le cose vanno male, e anzi sollecita i suoi concittadini, che a suo dire lo avrebbero essi stessi esortato a imbarcarsi in questa operazione di stampa degli statuti, li esorta a comprare le copie e a non deferire ulteriormente il giusto premio che appunto sente di meritarsi. Il quinto colofon, il più lungo, è quello dove il Ferrando si sfoga ormai palesemente per il fallimento economico derivato dall'edizione. Appunto, operazione editoriale che dice essergli costata soldi, sacrifici, e che è stata ripagata con una risposta di pubblico molto 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 bassa rispetto a quella che lui si era aspettato, visto tanto che qualcuno, dice il Ferrando, l'avrebbe pagato addirittura con monete false. A discapito di tutto, appunto, Ferrando dice, gli rimane la consolazione di non essere solo afflitto dalla sfortuna. Questi colofones danno in primis quindi la misura della scarsa risposta del mercato, e inoltre, se integrati anche col sesto e ultimo, questo brevissimo colofon finale, permettono di ricavare anche come il lavoro tipografico degli Statuta Civitatis Brixie ebbe inizio nei primi mesi di novembre dell'anno 1472 e terminò il 29 giugno del 1473, quindi quasi 8 mesi di lavoro nei quali vennero stampati probabilmente meno di 100 esemplari. Veniamo però al primo colofon, considerato appositamente qui per ultimo, che si comporrebbe, secondo una nuova interpretazione che qua si propone, di una parte di testo sfuggita ai precedenti studi, che andrebbe a integrare quello che fino ad oggi era considerato appunto il primo colofon, cioè solamente la formula Finis Thoma Ferrando autore 1473.
In queste poche righe, che qui sono evidenziate con un riquadro azzurro più chiaro, più espanso, che seguono senza uno stacco di paragrafo il testo finale degli Statuto Potestatis e precedono la formula finale, finis, il Ferrando sembra instaurare ancora una volta un dialogo con il suo lettore. Un dialogo che però è ancora su un piano differente. Questa è la prima parte degli statuti. Il Ferrando non ha ancora assaggiato la risposta di pubblico, quindi ha un tono differente rispetto alle lamentazioni che il Ferrando esprime negli altri colofoni, il che invece in questo testo evidenzia il suo ruolo come editore. Leggendo queste parole, appunto, ci si riallaccia un po' al discorso introduttivo, quindi dove sono state evidenziate le complesse problematiche legate al genere degli statuti, appunto un genere in continua evoluzione, ma che deve sempre riflettersi su quelle che sono le precedenti versioni, evitando però anche di appesantirsi di norme desuete. E il Ferrando sembra proprio essere consapevole di tutto questo, e forse anche dell'importanza della sua pubblicazione, o almeno quella che lui pensava essere come un'operazione importante, che a suo dire si pongono come un traguardo provvisorio di una storia lunga 300 anni. Cosa dice quindi Ferrando in questo colofo? Sostanzialmente fa alcune precisazioni, si riferisce all'ultimo capitolo dei Statuta Potestatis e informa al lettore che questo non doveva essere posto in questa posizione finale, ma che andava invece allocato sesto dalla fine. Fa poi riferimento anche al fatto che avrebbe consultato, per stabilire appunto l'ordine corretto di questo capitolo, altre versioni precedenti, manoscritte degli statuti, anche un esemplare appartenente alla comunità di Brescia. Si pregia inoltre di aver sopperito ad alcune negligenze commesse da altri in passato nella compilazione, di avere descritto la nuova approvazione di alcune norme che avrebbero quindi eliminato quella patina di incertezza e di aleatorietà attorno ad alcune questioni relative anche tra l'altro alla cittadinanza di persone esterne a Brescia, tema certamente caro al Ferrando, appunto, che non era nativo di questa città. Queste dichiarazioni del Ferrando quindi si inseriscono pienamente nelle problematiche relative al genere statutario, quindi importanza della forma e dell'ordine degli statuti, confronto con le norme e edizioni passate, eliminazione e correzione di norme obsolete o di errori che venivano mano a mano ad accumularsi. Si presenta quindi un volto nuovo del Ferrando, non più solo quello del tipografo preoccupato di vendere, di entrare nelle spese, ma anche quello di un editore che interviene sul testo che si trova a pubblicare, comprendendone l'importanza e le problematiche. Da quest'ottica si può forse comprendere meglio anche la qualifica di autore che questo si attribuisce nel colofon, mettendo in relazione i due aspetti quindi che preoccupavano il Ferrando, da un lato quello più pratico legato alla vendita e invece quello più nobile, attento al controllo editoriale del testo, sembra che il significato più appropriato da attribuire al termine autore sia quello di garante. Il Tommaso quindi, Ferrando, si designa come garante della bontà del testo frutto del suo controllo editoriale. Queste considerazioni non negano però il ruolo anche attivo che il Ferrando dovette avere nella stampa dei libri, ruolo che questi tendeva però spesso a glissare, considerando l'attività tipografica come meccanica e secondaria a quella dell'intelletto, concetto questo che poi riprenderà e ribadirà anche molti anni dopo in alcune lettere che invierà alla corte di Milano. Potrebbe sorgere il dubbio che queste righe, che vanno ad ampliare il testo, appunto, del primo colofon, vista anche la loro disposizione nella pagina, non siano state scritte dalla mano del Ferrando, ma da dei riformatori incaricati appunto di revisionare il corpus. Tuttavia, una verifica fatta su edizioni immediatamente successive degli statuta, stampate nel 1490 da Jacopo Britannico, nel 1508 da Angelo Britannico e nel 1557 dai Turlini, si presentano prive di questo paragrafo, con semplicemente la dicitura «hoc statutum non est numero statutorum». Difficile allora credere che ci fosse presi la libertà di eliminare così arbitrariamente le parole di un ipotetico membro della commissione riformatrice, se appunto queste parole fossero state di un membro della commissione, non del Ferrando. Non potendocisi pronunciare con certezza assoluta sulla questione, un'ulteriore prova però che viene a conforto circa la bontà dell'interpretazione la troviamo nell'esemplare degli statuti conservati presso la biblioteca di Cremona, dove un rubricatore ha paragrafato l'incipit di tutti i colofones del Ferrando e per il primo appunto ha incluso anche, come vedete nel ritaglio in alto a sinistra, anche proprio questa nuova porzione di testo che qui si attribuisce al Ferrando.
Quest'ultima rilevazione, e mi avvio a concludere, relativa appunto a interventi manoscritti al testo, ci dà modo di tornare a riflettere brevemente anche sull'uso effettivo di questa edizione da parte del pubblico. Se infatti è vero che, come il Ferrando stesso dichiara, forse con un eccesso di pathos, che il successo editoriale degli statuti non fu così ampio come egli sperava, a discapito appunto della cura che questi mise nella preparazione del testo, come appunto l'osservazione del primo colophon pare confermare, certamente alcuni degli esemplari di questa edizione vennero usati in varia e diversa misura una volta che uscirono dalla bottega del Ferrando. Potremmo individuare due canali d'uso. Il primo è quello relativo a un uso più pratico, per così dire, dell'edizione, quindi annotazioni, integrazioni, marginali, eccetera. Mentre il secondo invece è un uso più istituzionale, in cui l'esemplare veniva conservato come testimone, decorato al massimo, ma non postillato. Relativamente al primo caso, oltre a quelli già citati, porto un altro esempio molto brevemente, che è quello dell'esemplare conservato presso la Cambridge University Library, esemplare che ci lascia intuire come il suo possessore dovette essere appunto stato un lettore esperto della materia. Infatti ci viene indicato come le carte siano presenti manicole, segni di attenzione e disegni anche che rappresentano in qualche modo alcune vicende legate alla storia della giurisdizione bresciana. Relativamente invece al secondo tipo di uso, prendiamo in considerazione due copie delle quattro conservate presso la Biblioteca Corignana di Brescia, e qui vediamo invece un uso completamente diverso. In questo caso la copia è scompleta e con grandissima cura però vengono recuperate copiando a mano tutte le parti mancanti. Si notano inoltre la presenza di iniziali filigranate molto finemente. Stessa cosa si può notare anche in quest'altra copia, in cui è presente una pagina anche miniata che rimanda probabilmente a un'appartenenza legata al convento di San Pietro in Uliveto a Brescia. Concludo. Tommaso Ferrando vide certamente sfumare il suo sogno di gloria e di guadagno. L'operazione fallimentare degli statuti fu solo il preludio di quella rovina economica che poi toccò al tipografo. Tuttavia, oggi è possibile dire che la sua edizione degli statuti della città di Brescia costituirà la base per le successive ristampe del corpus statutario bresciano, edizione che riscuoterà nei secoli a venire un discreto interesse da parte del pubblico a questi testi interessato. Certo, nella misura però in cui un testo del genere poteva suscitare interesse, teniamo infatti conto che il pubblico di riferimento era molto probabilmente in numero inferiore rispetto alla portata mediatica, per così dire, permessa ma anche richiesta dall'arte tipografica. La stampa permette infatti di stampare molte copie di un testo, ma nel contempo richiede anche che un certo numero di copie venga stampato e venduto, proprio per rientrare nei costi di impianto richiesti dal procedimento tecnologico stesso. Teniamo presente anche che la dimensione manoscritta permane come forma di circolazione anche preferenziale per questo tipo di testi. Ed ecco forse allora l'errore di calcolo fatto da Ferrando, quello cioè di considerare un'edizione di un testo del genere come un potenziale bestseller, fonte di guadagno, di fama e di riconoscenza da parte di tutta la collettività bresciana. Grazie dell'attenzione. Grazie, mi pare che questa relazione tiri le fila di tante storie, perché paradossalmente concentrandoci su un caso così particolare che viene qui dissezionato anche grazie agli studi precedenti, Dennis Rhodes, Luigi Balsamo, con nuove osservazioni ci permette proprio di entrare un po' nell'officina, diciamo così, del tipografo e da un lato stringere l'obiettivo sul tema del controllo del testo. Ma questo testo è autorevole in che senso, in che modo, come si fa a garantirlo? E l'altro, quello è il problema appunto delle vendite. Già prima ci ponevamo il tema, ma perché certi statuti vengono stampati o no? Quando tu osservavi questo numero di copie probabile che tu hai ricostruito così limitato, certo ci fa riflettere anche un po' sull'editoria bresciana, perché per lungo tempo si è un po' favoleggiato sulle capacità di lettura di tanti bresciani per il gran numero di edizioni, senza riflettere sul tema di Brescia come centro anche commerciale, per cui poteva vendere sia verso est, sia verso ovest, sia verso nord e verso sud, perché è veramente un centro, un punto nevralgico della comunicazione della Valpadana. E quindi il gran numero di edizioni si spiega per quello, non perché a Brescia leggessero tantissimo.
E invece in questo caso il prodotto era relativo solo alla città e il numero di copie poteva essere veramente solo molto limitato. Benissimo. Dunque, bisognerebbe apriamo adesso, siamo nei tempi più o meno, anche se non avevamo calcolato qualche disguido che c'è stato, però quelli non si possono calcolare. Abbiamo tempo adesso per un po' di dibattito. Per il dibattito potete usare la chat che trovate nella pagina di YouTube. Io semplicemente fermo 5 idee che mi sono parse venute fuori molto bene oggi. Da un lato il tema della mobilità del testo, della sua stabilizzazione con la stampa come problema aperto. Dall'altro, allora, quello delle aggiunte manoscritte, cioè quelle dell'aggiornamento, che diventano poi le postille nei libri a stampa. Poi c'è il problema del finanziamento dell'edizione, che ha a che fare con la sua distribuzione. Poi c'è il tema, messo in luce bene da Salvestrini, sul tema latino-volgare, che poi è il tema della comunicazione. Infatti questo viene fuori con forza con la questione dei bandi. E poi proprio rispetto ai bandi mi ha colpito molto questa duplicità dell'aspetto, diciamo così, performativo che il bando implica e l'aspetto invece di conservazione. Io immaginavo che venisse conservato semmai delle belle copie dei bandi, che in parte ci sono, ma addirittura queste filze di bandi originali. È aperto il discorso, do la parola a Francesco Salvestrini, che vuole intervenire un po' su alcune questioni di carattere generale. Prego, Francesco. Allora, mi sentite? Adesso ti sentiamo bene. No, mi dispiace, prima volevo innanzitutto scusarmi per il PowerPoint, avevo tutta una serie di immagini che stavo commentando e che nessuno vedeva, semmai le aggiungerò al testo scritto, ci sono tutta una serie anche di frontespizi. No, la considerazione che volevo fare, che è emersa da quasi tutte le relazioni e mi ha veramente colpito e interessato, è questo discorso del coinvolgimento dei privati, perché cioè il rapporto fra autorità pubblica che promuove la stampa, ma io aggiungo, il discorso è sempre lo stesso anche sul volgarizzamento precedente, e invece l'intervento dei privati, perché mi sembra che sia emerso a vari livelli, sia privati diciamo interessati per ragioni professionali, giuristi, sia anche cittadini forse in senso più ampio, e continuando sulla scia di quell'utilizzazione dei bandi di cui parlava anche Mellner, la privatizzazione di queste figure, no? Si procurano anche a livello personale copie degli statuti, ragioni professionali. E aggiungerei che questo elemento è molto importante anche perché forse è l'elemento l'anello di congiunzione con la committenza di statuti a stampa che viene fatta in età pienissima, ormai età moderna, per ragioni culturali, udite. Forse è lì una specie di anello di congiunzione per cui i privati intervengono già il 500, per l'area sabauda, appunto, ci parlava Cesare di questo discorso dei giuristi, no? Secondo me è importante, cioè l'editoria produce statuti anche perché ci sono dei privati che la comprano. Poi magari, come invece sentivamo adesso, questa domanda è meno abbondante di quello che si pensava, però questo conferma che comunque si pensava a questo tipo di utenza. Non è solo un'operazione privata. Mi sembra uno degli elementi forse più interessanti che fra quelli emersi da tutte queste relazioni, che mi spinge anche a insistere un po' di più per capire nelle motivazioni della stampa, cioè perché comunità a volte anche minori, anche in Toscana, hanno deciso di far stampare i propri statuti, e quella sì e un'altra no. Forse l'influsso dei privati è fondamentale. Non era più era una domanda, era una considerazione generale, ma uno stimolo a riparlare di questo. Adesso, senza volerci spostare su un terreno a te consono, che io conosco anche magari meno, però
mi ha colpito tempo fa, a un certo punto vedere come una certa vite di San Benedetto viene pubblicata in maniera fastosa dalla congregazione spagnola, sì, che sta proprio in quegli anni ripresentandosi, scrivendo e riscrivendo gli statuti, e diventa un'operazione un po' di marketing, diciamo così, di presentazione. Quindi può darsi che anche certe comunità avessero la necessità di farsi vedere, ecco, di affermarsi in quanto tali. Ecco, Lucca, ad esempio, potrebbe essere un po' un caso di questo tipo, ecco, come se un piccolo Stato facesse stampare la Costituzione per farsi vedere che c'è, ecco. Poi un certificato di esistenza in vita, si direbbe malignamente. Ecco. Bene, non so se ci sono altre questioni, altre domande. Marco Francalanci, avrei una domanda al professor Milner. Nelle firme in calcio ai bandi si trovano alcuni nomi con frequenza maggiore o emerge la varietà dei banditori effettivamente attivi nello stesso periodo? Credo questo dica molto dell'effettivo impiego degli ufficiali e degli itinerari di ciascuno. No, sì, infatti, da quello che ho capito dai statuti e poi guardando anche nell'archivio della Camera del Comune, dove ci sono tutti i pagamenti alle famiglie dei diversi magistrati, si vede che ci sono anche delle famiglie che il ruolo di banditori passa dal padre al figlio, e poi sono anche approvatori di statuti, fanno testimonianza per le riunioni dei consigli. Andrea Lancia era un banditore, anche molto famoso Antonio Pucci è stato un banditore. Sono persone anche all'inizio del Cinquecento, c'era Domenico Balacchi che era un attore che ha recitato Machiavelli e lavorato con Machiavelli. Allora erano persone di un certo status, diciamo, ma proprio sul vulgare, però dal letteratore vulgare della piazza, erano personaggi. E si vede che sì, queste sei persone, c'è poco cambiamento durante gli anni che ho visto con questa magistratura, dalla fine del 1470 fino a 1530. Mi piacerebbe, però ci vuole un po' di tempo e la possibilità di tornare in Italia, andare nelle portate dei catasti per cercare un po' i caratteri di questi banditori, di capire un po' meglio, perché ovviamente Antonio Pucci, conosciuto, famosissimo, pubblicato, anche un paio di altre persone, però c'erano altri, capire un po' di più delle vite, dello status, delle famiglie, proprio del circolo dei banditori, dovrebbe essere possibile tramite i diversi portate e catasti. Sì, però Pucci è famoso non in quanto banditore, ma in quanto versificatore, anche certo, se anche, credo che in questi versi lui racconti un po' della sua professione, e quindi, diciamo così, era una professione un po' muta, no, muta, molto sì, rumorosa. Suonava anche le campane del la traccia. Bisognerebbe forse, sai che cosa, invece, fare un confronto, ad esempio, io conosco un po' per Venezia, perché a Venezia c'erano i banditori non solo delle norme, ma ad esempio dei processi, delle condanne, dei rogli di libri, ad esempio, e lì ci sono proprio negli atti, sono proprio tutti i nomi di chi è il banditore, come si chiama, cosa ha fatto, quanto viene pagato, e quindi forse fare un lavoro un po' di confronto tra due o tre punti in cui c'è questa documentazione, certo, per capire chi erano i banditori davvero. No, ultimamente sono uscite negli ultimi 4-5 anni, dopo quello che io ho trovato poco, diciamo, per quanto riguarda l'Italia, quando ho cominciato a fare queste cose 10 anni fa, però nel frattempo sono emerse altri studi di altri comuni e sto cercando di aggiornarmi, diciamo, dal punto di vista delle bibliografie e dei studi che hanno fatto gli altri, e capire un po' meglio le particolarità, diciamo, di quello fiorentino per quanto riguarda altri comuni in Italia. Davide mi ha chiesto sul chat, ha fatto una domanda, se c'erano dei bandi che sono stati mandati da altri comuni a Firenze per dare ai cittadini fiorentini. Però questo poi, da quello che ho capito, sono tutti fiorentini o spettano più al dominio fiorentino. Non ho visto nessun bando che è stato mandato da fuori con la richiesta che sarà bandita per Firenze.
sulla richiesta di Pisa o qualcosa. Originali, sono degli originali che vengono banditi in città, quindi sono relativi alla città, insomma, è un po' un cerchio che si chiude. Certo, certo. Perfetto. Mattia Cesar pone una domanda invece per Salvestrini. Dice, rispetto alla necessità di stampare statuti cittadini, nelle fonti di archivio c'è traccia di discussioni sulla necessità di stampare, ma forse sarebbe bello che ci fosse, non so se c'è. Sì, io infatti questo è una delle cose che quando cominciavamo a fare il lavoro, cominciò a fare il suo lavoro Franca Lanci, era proprio questo, che era una delle domande, mi ricordo, che c'eravamo posti. La notorietà delle discussioni relative ai volgarizzamenti è molto superiore, ecco, sulle stampe, per quello che so io, c'è un po' meno, infatti è per quello che si sa un po' meno perché una comunità decide di stampare rispetto a un'altra. Nella migliore delle ipotesi ci sono delle committenze, a un certo punto viene fatta la committenza, e però riguardo a questo vorrei aggiungere un'altra cosa: anche qualora si trovino queste motivazioni, purtroppo bisogna cioè parlo soprattutto per il volgare perché di quelle ne ho trovate, non sempre risultano particolarmente convincenti, cioè va bene che ci sono, vengono spiegate, ma sono le spiegazioni ufficiali, e le spiegazioni ufficiali, come per esempio quella del è stata più volte anche richiamata, cioè perché si volgarizza lo statuto, perché le picciole minute genti addirittura vengono chiamate nello statuto di Siena, capiscano il volgare. Se si va poi a analizzare la complessità di queste operazioni, si vede che non è quello il motivo, perché la sintassi, la difficoltà, l'estrema complessità dei testi in volgare che sono dati alle picciole minute genti non sarebbero stati minimamente in grado di comprenderla. Quindi questa ciò che è detto nelle deliberazioni è come motivazione ufficiale può non essere sufficiente. Questa è la parte difficile. E poi c'è la parte facile. Le motivazioni si trovano a volte nel proemio. Nel proemio c'è scritto esattamente perché all'ode del principe, all'ode del riconoscimento dell'importanza della legge, si stampa lo statuto per questo motivo. Quindi però non so quanto sia attendibile, ecco, la motivazione, cioè perché magari sono motivazioni che vanno bene per Anghiari e potevano andare benissimo anche per dito due comunità a caso, per Sansepolcro, che invece gli statuti non li ha pubblicati. No, così, quello della questa cosa che dicevi della difficoltà poi del testo finale, però questo è un tema, ad esempio, che c'è tanto anche nei volgarizzamenti di argomento religioso, no? Ci si mette tanto impegno a volgarizzare, però dopo, quando devi parlare della Santissima Trinità, il discorso si fa teologico, si fa difficile, non ci sono le parole per dirlo, quindi... Tutti erano Dante, capito? C'era anche questo... Tutto il grande capitolo dei volgarizzamenti. Certo. Sì. In questo caso giuridici. Sull'altra vicenda bisogna riflettere, certo, è molto complesso, però c'è un'osservazione che mi piacerebbe fare. Jean-François Gilmont ci insegnava sempre, dice, guardate che quello che bisogna sapere dei libri c'è quasi sempre scritto nei libri. Nei libri, bisogna leggerli. E infatti forse la testimonianza del Tommaso Ferrando può essere indicativa, cioè questi colofones bisogna leggerli, bisogna andare a vedere esattamente quali sono, perché forse c'è scritto, ecco, bisogna sforzarsi un po', ma si può capire. Benissimo, c'era Paolo Tinti che era comparso a un certo punto con una domanda. Un'osservazione sulla presentazione di Stephen Milner. Concordo sulla rarità dei bandi a stampa del 400. Eh sì, si sono conservati, i tuoi erano manoscritti, Stephen, però anche quelli a stampa sono pochi quelli conservati per l'Italia. Poi qui adesso stiamo confondiamo un po' i piani, sto parlando anche dei fogli volanti, però insomma non sono tanti, ecco. Ma penso che siano così particolari i casi, che il modo di indirizzo, le persone coinvolte, che non hanno un senso universale, diciamo, come ideologicamente, per usare quella parola, come gli statuti. Specifici, che anche la conservazione è meno importante, perché è finita sì. Una certa
Io infatti nell'incunabolistica c'è un solo incunabolo Barbieri che ha un foglio volante che trovai tanti anni fa a Treviso, in un archivio di Stato di Treviso, che è sconosciuto. E cos'era quello? Era un avviso fatto stampare dal generale dei Camaldolesi, che andava appeso sulle porte della chiesa per dire che l'ordine faceva una raccolta di fondi. La badessa del convento di Treviso si rifiutò di partecipare a questa colletta e si rifiutò di appendere il foglio e lo mise nei documenti d'archivio. È l'unico che si è conservato, ma perché non è stato usato, perché doveva essere usato, perché se fosse stato appeso si sarebbe evidentemente perduto. Quindi è vero, casi così particolari che finiscono, sono appunto delle effemeridi proprio per quello, perché esauriscono il loro scopo. Ma io sono anche colpito dal fatto che ci sono poche menzioni del fatto di appicchiare un bando su una porta o sul muro. Sui 750-80 bandi ce ne sono soltanto due menzioni di appicchiare un testo, un foglio su una porta o qualcosa del genere. Allora, questa idea di un notice board per annunci, a quel punto lì non sembra che a Firenze esiste. Allora, Paolo Tinti osserva anche che dice su 7 fogli volanti conservati a 400 Fiorentino, penso che abbia ricavato i dati da ISTC, dice nessuno è un bando. Dice invece, poi commenta Paolo, dice sempre non mi stupisce la serialità manoscritta degli stessi bandi ripetuti in occasioni diverse, cioè ecco, ha un certo senso, ecco. Risparmiavano un po' un discorso di sustainability, ecco. Perfetto. Dai. Allora, Marco Francialanci chiede a Davide: ci sono edizioni precedenti rispetto a quella che hai mostrato dei capitoli della Rota? Sì, Marco ha centrato una questione importante, perché effettivamente si conserva almeno un'altra edizione dei capitoli rotali, stampata presumibilmente a Lucca, ma siccome l'edizione non è sottoscritta, questo non è sicuro, probabilmente si è stampata intorno al 1529-1530. Posso anche mostrarvi un'immagine, visto che l'avevo letta, ma ecco, questa è l'edizione dei capitoli rotali. Attualmente però non è ancora stata identificata, e tra l'altro anche il periodo in cui sarebbe stata stampata è un periodo molto delicato per la storia istituzionale lucchese, perché il 1529-30 e poi soprattutto il 1531 sono gli anni in cui a Lucca si verifica quella che è conosciuta come la sollevazione degli straccioni, una rivolta popolare che poi dopo fu sedata, che ultimamente di cui è stato pubblicato anche un saggio molto, molto ben documentato da parte del professor Renzo Sabatini. Ecco, quindi sicuramente anche questo è un aspetto da indagare, e sicuramente fa riflettere sui rapporti tra tipografia, istituzioni, non soltanto delle maggiori istituzioni, ma anche degli altri organi, in questo caso un organo giuridico, presenti nelle varie città. Perfetto. Ci sono altre osservazioni? Siamo soddisfatti, anche un po' stanchi forse, perché sono ormai più di tre ore che siamo qua al computer. Bene, io ringrazio tutti, ringrazio innanzitutto evidentemente i relatori che sono stati molto bravi, ci hanno dato una documentazione ricca, varia, molto interessante, precisa, per cui c'è materiale su cui riflettere, ci fa venire l'appetito pensando anche a domani. Anzi, rispetto a domani do un avviso: domani per una ragione organizzativa verranno scambiate le due relazioni, quella di Paolo Tinti passerà al secondo posto e la prima sarà quella del Marco Francalanci.
mi spiace, mi scuso, specie con gli ascoltatori, di qualche difficoltà. In parte io ho fatto un po' di pasticcio all'inizio, ho sbagliato io qualche cosa. Qualche difficoltà c'è perché il mezzo tecnico è quello che è. Però anche quando si fanno i convegni in realtà c'è qualche difficoltà, uno che arriva in ritardo, quell'altro che si perde, quell'altro che non va fuori a fumare quando deve parlare, quindi non spaventiamoci più che tanto. Io ringrazio ancora tutti, ringrazio nuovamente, ma dopo un po' diventa noioso, sia il Davide che il Marco, ringrazio il nostro regista Pietro Puntignano e vi do appuntamento esattamente alle 9:30 di domattina per la seconda parte del convegno, che verrà presieduto dal professor Matteo Cesar e verrà concluso dal professor Antonio Castiglio.